Show me the one whose safety deems such destruction. Buongiorno a tutti, ma invece, cioè, sembrano passati 10.000 anni, invece no, è solo qualche golosa oretta. Mi siete mancati, nel mio cuoricino vi siete mancati, mi sono mancato? Ora mi direte tutti, no, e io quindi piangerò, cioè, ho un doppio tetto in cuffia. Oh my poggis, Kurama, oh my poggis, sto con un sonno incredibile nel mio cervello, veramente un bel po'. Cioè, e stasera non so come ci arrivo al pub dell'amico, però ci arriveremo, ragazzi. Alle 22 mi beccate al pub. Non ve lo streammo, però alle 22 mi beccate al pub dell'amico. Magari mi faccio un'oretta di sonno che non sarebbe... Non farebbe per niente male, penso. Non farebbe per niente male. Ho visto la nuova puntata di Falcon e Winter Soldier. Certo, ragazzi, l'abbiamo vista questa mattina in streaming su Twitch. È uscito anche il video su YouTube poco fa. Uscirà poi la reaction completa. E oggi sono instancabile. Ah, guarda, cioè. Oh, che carino, che cos'è? Un Pikachu? No, era carino quello. Era un Pikachu? E cos'era quella cosa gigante? Era un Pikachu. Rick Leroy è stato fatto volare. Alla fine che ho pranzato? Ah, che cosa mi sono mangiato? Mi sono mangiato del macinato di carne con delle zucchine. Mi sembra. Mo c'ho il vuoto. No, però spam di Pikachu no, eh. Cioè, spam di Pikachu no. Porco il peluche. Stasera pub, sì, l'ho detto. Quanto sei rimasto sorpreso dall'aspettavi che succedeva quello che è successo? Kurama, evidentemente tu non segui i miei video, Kurama. Questa è la spiegazione di tutto, Kurama. Vai a vedere i miei video dedicati a Falcon Winter Soldier ed avrai la tua risposta, Kurama. Ed avrai la tua golosa risposta, Kurama, eh? Ti ho sgamato, Kurama. Mi piace quando mi fate quelle domande che vi fanno sgamare sul fatto di non aver guardato un video. Eh? Ciao, Ricky.
Buon pomeriggio a tutti. Mi sento sempre fuori dai miei, vi giuro. Cioè, non sono più abituato. Io adesso sto dormendo già nel mio cervello. È incredibile. Ieri che era venerdì avevi la felpa dello Sword. Oggi che è sabato è la felpa dello Sword. Ma ti vuoi cambiare? Mi vergogno a salvare a questo streamer pelato. E insomma, va bene, ok. Va bene. No, Pirotto, sono ben congegnati. Stasera no, ho detto non la streamo. Non la streamo la... Non lo streamo il pub, ragazzi. Già l'ho detto. Mi dà troppi... Ma come le ultime volte, no? L'ho streamato due volte il pub dell'amico. Le prime due volte che ci sono stato. Però uno mi dà troppi problemi. Il computer, cioè non posso fare niente. Se arriva un sub è un casino, a me lagga veramente troppo. E due, comunque, almeno mi posso un po' più rilassare, me lo godo tranquillamente senza dover pensare a troppe cose e basta, ragazzi. Una mia impressione è una nuova fase Marvel, stanno facendo un passaggio di testimone, stanno andando verso i nuovi Avengers. Sì, non è un'impressione, è giusto, però non è una... Cioè, giusto, però non è un passaggio di testimone. Cioè, sono due cose diverse. Gli Avengers e gli Young Avengers. Ah, no, tu dici i nuovi Avengers. Beh, sì, vabbè, quello sì, ha senso. Sì, ovvio, no, scusa, avevo letto Young. Potter o Marvel? Harry? Marvel, io personalmente. Personalmente io preferisco sempre Marvel nel cuoricino. Anche se ho detto, ultimamente Star Wars mi ha conquistato molto, aveva preso un bel predominio in questo 2020, assolutamente. Ma ci dica un po', già iniziato a raccattare la gente per il talk show post fine Falcon Winter Soldier? Sì, Pirotto! Allora, post fine Falcon Winter Soldier sono state già raccattate 1, 2, 3, 4, 5 persone già raccattate, ok? Per il talk show di Falcon Winter Soldier. L'ho proposto anche ad una sesta e boh... Lo proporrò ad una settima e ad un'ottava. Ok. La settima è molto fattibile. L'ottava è. E poi boh. No, al momento basta. Questo è il tutto. Questo è il tutto. Però scoprirete quando ci avviciniamo. Io già so tutto, ho già avuto tutte le varie conferme, quindi ci siamo riusciti a organizzare in anticipo. Chiaramente, come la scorsa volta, magari poco mi laggerà, però sì, siamo pronti. Con tutto quello che è successo, hai il timore che affrettino le cose, visto che mancano solo due puntate, lasciando qualche buco come WandaVision? No, Kurama, ma l'ho detto anche per WandaVision. Sì, ci sono delle cose che possono risultare tipo... però a un certo punto, secondo me, bisogna entrare nell'ottica che... certe cose, certi buchi non devono essere visti come tali. O meglio, da una parte sì, ma dall'altra parte stai anche parlando dell'unico universo esistente nei media, così tanto espanso. E quindi già sai che se c'è una cosa non spiegata è perché, perché avrà più spazio per essere spiegata in un altro progetto. Ormai sono entrato in quell'ottica lì. Grazie mille, Simon. Bellissima reaction, appena vista in anteprima. Oh sì, Barzam, oh sì. Tra l'altro al pelo è uscita la reaction, ragazzi. Perché l'avevo già caricata, mi ha dato all'improvviso un problema sul copyright. Non lo so, a caso completamente, però al pelo. Completamente al pelo. Completamente e del tutto al pelo. tu. Allora, aspettate che poco gli altri dico che ci sono, perché io non mi posso mai spostare. No, non posso spostarmi. No. Chissà, vediamo. Non lo so. E oggi facciamo appunto Gartic Phone con Cichib, il gatto sul tubo, i termosifoni. Solo umido. E basta. Ciao Jimmy. Ciao. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Manca solo Liezar e ci siamo. E poi... Liezar non era. Non sapeva bene, come ti ho detto. Quindi vediamo, no, vediamo se compare. Ah, no, non sapeva cosa fare. Ma perché... che alle 5 non c'era. Sì, ha detto alle 5 doveva fare una roba urgente. Alle 5 dopo da fare, arriverà massimo dopo. Comunque okay, stavo pensando. Non ho capito Liezar alle 5. Io ho capito acciughe. E adesso mi va la pizza con le acciughe. A me non piacciono le acciughe. Non mi piacciono le acciughe a me. A me sì. Ma cazzo, capisci veramente un cazzo. Vabbè, comunque, scusate. Non mi piace. Io intanto scrivo all'Erican che non si unisce in vocale, ma si unisce come giocatore. Va bene. Oh, sì. Ma c'è la Karima anche?
Karim all'ultimo ha detto che non poteva e però arriva dopo. Ti ha dato buca. Ah, perché ha visto che c'era, c'era Lino e non ha detto non voglio. Posso capire. La seconda volta. Senta che vorrei darne. Come la seconda volta? È già capitato quindi. Sì, sì. Come? Lo fa apposta. Sì. Senti come ride sotto i baffi lì. Allora. Allora lo dico io innanzitutto, Roby, va bene? Non iniziare a essere arrogante, per favore. No. Ah, per caso c'è già una lobby? Sì, sì, adesso ti passiamo. C'è una lobby? Passiamo l'ho passata su Telegram per quello. Ah. Prendo. Vabbè, ok, grazie. Non è vero, così non posso. Posso solo Roby. L'Erican. Roby, devi farlo tu. Ma che cosa? Mettere la lobby. Dove me l'hai mandata? Posso fare così, però aspetta. Ok. Amici, poi è una certa la prendo per buona. Hai fatto tu. Ok, ok, va bene, quella ho capito. Cioè, se non fosse chiaro. Ah, è questa. Sì, sì, sì. No, aspetta, hai mandato un altro po' qualche altra volta il link, non ho capito. Aspetta, aspetta. Ragazzi, se non si fosse capito, escono le ultime due puntate di LOL. Chi ride fuori. Sono già uscite. No, è quello che hanno continuato a ripetermi per tutto il tempo. Ah, ok, ok, ok. Scusa. Non sapevo di questo interno tranquillo. Manca Gatto che viene sì, da che iPad entrare, e l'Erican. Che schifo, Roby, si è abbonato Moro da te. Oh, bastardo. Brutto. Oh no. Roby, prima in live okay. Ti mandano notifiche di Telegram. Camioncino Bigolino, immagino di sapere chi è. Ma chi perché è? Vi dovete chiamare tutti da stronzi? Scusate. Io sono, scusa, più chiaro di così. Io mi sono chiamato semplice. Bravo Jimmy, tu sei una persona seria. Merda, aspetta. Io mi sono chiamato come sempre io. Il trenino. E io sono sempre il trenino, Perché vi rubi il nome? Allora, non è ancora arrivato Amazon. Non mi ricordo, ragazzi, va bene qua sotto la webcam. Ah, mettiamo la categoria. Va bene qua sotto la webcam, vero? Ma Jimmy, come stai? Io, tutto a posto. Tutto a posto. Io ho visto il video della tua torta. Azz. Sì. Io no. Hai visto che chef provetto, eh? Io avrei mangiato volentieri un pezzettino. Sì. Era buona, molto buona. È durata pure un bel po' di giorni, eh? Aia, quindi c'era la muffa dopo. No, 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 dico, è proprio, cioè, nonostante l'ho finita dopo qualche giorno, però, capito, era buona. Cioè, dentro a un certo punto c'era un vermetto che strisciava, era buono. Sì, poi sembra quasi gommoso, sembra buono. Sì, sono capito, quelli... un sì, po' sì, viscidino. Sta. Bello, bello. Però era molto. Non so che tu che torte mangi che ammuffiscono dopo un giorno. Non so che ma io non mangio hai. Torte io. Io una volta ho mangiato una torta molto particolare con dentro sudore, un po' di vomito, dei capelli. Ah, la vomit cake di Coco. Ma che vomit, ma la torta di peli. La torta di peli e la vomit cake cos'è di Coco. Cos'è? Però la torta era veramente buona, se non fosse stato per i capelli. Di solito si consigliano cose. Io vi consiglio di non guardare mai la vomit cake di Filthy Frank. E neanche quella di peli. Era buona. Peli, peli non era malvagia, assicuro. Se volete ve la preparo. Ma vediamo, poi ci organizziamo. Vediamo. Non c'è problema, non c'è problema. Lino, non l'avresti mangiata neanche fosse stata buona. È vero. Ma perché non ti piace la torta, Lino? Il giorno dopo mi piacciono le torte. Ah, vedi, proprio quella di Jimmy. Okay. Però sì. Il giorno dopo. Ma tu, molto a prescindere più buono. Dalla torta, proprio il giorno sì. Dopo e basta. Sì, il giorno okay. Dopo. Sempre perché quella così. Tipo anche solo è di tipo, panna. Tipo la pizza il giorno dopo è più buona. Che buona. È vero. Ma allora, la cosa che la pizza il giorno dopo è più buona, chi l'ha detta? Sta beh, io. No, mangiandolo, ma io non so lo sai. Ma scusa, bella ma la metti calda sulla che padellina. Sì, però. Ma sì, ma lì al momento ce l'hai tutta filante, bella, fatta bene. Ma c'ha quel non so che di particolare, cioè, il giorno dopo. Lo sapevo. Chi è arrivato? Amazon. È partito un tondo e padrino. È arrivata l'azienda. Un mandolino. Ma cosa fai? Fai un tipo di torte, che le cucini, e tipo la pizza metti fuori poi in balcone. Come fai? Così. Lasci da un giorno se la mangiano e poi la mangi il giorno dopo. Ma io sono d'accordo, cioè io la mangerei il giorno dopo, però preferirla addirittura a quella fatta al momento. No, sì, sì. Tipo, se io dico domani sera mi voglio mangiare la pizza, io la ordino oggi, così domani ma scusami, è perfetta. Almeno cioè, non ti arriva in ritardo e non ti arriva fredda. Capito? Bravo. Tu, fredda, sì. È no, ma la temperatura è giusta. Sicuro non arriva in ritardo. Cioè, tu sai che vuoi mangiare una certa ora, già ce l'hai. Ma magari le metti, ne ordini anche un po' e le metti nel congelatore. Però c'è da dire che quella del giorno dopo è più buona, ma solo se è la pizza a metro. Non è la pizza a metro. Esatto. Non quella quella al taglio.
No, senti, no. Ordini la pizza familiare, quella lì tutta lunga. Quella proprio 6 metri. Un metro di pizza. Ma quella lì dopo è cemento, cioè ti viene via la dentiera. Invece quella che era cemento. Padella, quella che era cemento anche appena la mangiavi era quella dello spizzico. Sì, quanto saluto allo spizzico. Dio mio. Lo spizzico era gomma appena te la davano. No, non è vero. Io solo una volta l'ho mangiata. La spizzico non era così male. La spizzico era semplicemente olio. Era terribile, gà. Ma allora, non era... Io non la trovo così male la pizza da spizzico. Adesso non so la gente che probabilmente, essendo un franchise, erano tutte diverse le pizze. Dovrebbe però... essere proprio il contrario. Ah, esatto, infatti, tutte uguali. Dovrebbe essere tutte uguali. Dovrebbe, però guarda l'American Graffiti che da una parte ha chiuso, dall'altra pure. Comunque... Io sono uno che mangia lo stesso, non è che ti lascia il piatto, però mi sapeva di legno. Non era così, io mi ricordo invece che era veramente liquida, però era veramente olio. Sì, poi magari dipende dalla gestione del singolo negozio, diciamo, del singolo punto. Perché probabilmente da noi facevano la vostra tecnica, ossia che te la davano il giorno dopo. Bravo. Quella del giorno prima. Capito. Che buono. Mamma del culo. Niam, niam. Poi Cellino che si mangia le patatine. Ovvio. Con le fazzine, amico. Che schifo. Completamente drogato. No, nel senso, disegna dei cerchi. Però lo sai, ho trovato una nuova pizzeria, sto prendendo sempre la pizza salsiccia e patate al forno. Buona. Mamma mia, che mamma buona. Sì, cresciuto. Yes. Io le patate sulla pizza non le voglio mai. Perché? Basta, Marco, con questa crociata alle feci. Perché mi piacciono tantissimo. O fritte o niente. No, da sole al forno soffocano. No, io amo le patate succose. No, però mi piacciono da sole. Nella sono pizza grosse da ingurgitare. La pizza per bene. Nella pizza si ingoiano di trotto. Ma non devi di fare come Lino che ingoia gli gnocchi. Devi le mozzi che poi ingoia gli gnocchi. Tutti interi. Ma tu come l'acqua li butti giù? Sì. Ma come? Vabbè, ma sono un peccato. Ma quanto sono grandi, cioè? No, non quelli là piccolini. Sì, no, infatti. Eccomi. Che paura, Robby. Robby, cosa hai fatto? Raccontami tutto nel dettaglio. Sembra che abbia fatto una maratona col fiatone. Allora, prima sono scesa al piano terra per prendere Amazon, dopodiché sono andata in cucina a prendere un bicchiere d'acqua. Ah, bravissima. Poi si è scivolata, l'acqua è caduta, si è bagnato tutto. Io tutto sto tempo guarda che stiamo parlando, potevo fare la pipì così non dovevo farla dopo. Vai a farla adesso, grazie, tranquillo, Robby. Aspettiamo grazie un po'. State affaticando. Sono stanco. Secondo me sto a 5 secondi torna che siamo preoccupato, secondo me, guarda. Adesso torna subito perché siamo preoccupato sicuro, come sempre. Oddio. Appena torna iniziamo, dai. Tanto doveva iniziare alle 6:30. Ciao. Io ti avverto. E mezza. Sì, Moro. Se si è disegnato perfettamente. Tipo, la Robby sa disegnare, no? Quindi disegnerà perfettamente i girasoli di Van Gogh. E tu mi scrivi e microfoni gialli con petali. Io mi incazzo come una iena. Lo farò tutte le volte. Io mi aspetto qualche disegno fatto a cubetti, no, come l'altra volta. Non posso rovinare il gioco a tutti. Io vi giuro. È il gioco. Rage quitto. Impostore. Sono sempre ce ne sono due. No, ma quindi lo state pure. Cioè, questa modalità è proprio fatta apposta per. È la modalità Lino. Sì. Non l'ho detto anche lui. Infatti, no, finiremo malissimo. Morelli, infatti, non gioco. Io faccio la storia su Instagram adesso. Mentre Marco fa la pipì. Ma quindi lo scopo è non. Allora attenzione: l'impostore deve essere molto perfetto. Discreto quando altera il flusso dell'album. Oh no. L'impostore deve rompere le scatole agli altri praticamente. Deve farlo apposta proprio. Sì, senza farsi sgamare. Ma Lino lo farà anche senza essere impostore. Ma non lo saprete appunto... mai. Cioè... Sì, coglione. Oh, dai. Beh, Massimo, vabbè. Vabbè, mi impegno. Mi impegno. Voteremo sempre Lino, prima o poi beccheremo, insomma, che è l'impostore. Siamo 8, tipo, ma è una sola persona, quindi in 8 persone, cioè in 8 partite penso dovrebbe. Penso sia una, però non lo so. Penso di sì. Quindi magari si può scegliere Among Phone Gartic Ass. Moro, schifo Gartic Ass. Però. Moro, ho cambiato la resistenza della sigaretta. Adesso fa schifo. È non tira più. È diversa quella resistenza. Dormammo sono venuto a palleggiare. Ti spiego le cose. Mamma mia, Dormammo. Come si chiama? Annapurna. Come Annapurna è venuta a palleggiare? Annapurna. Topo Gigio. Topo Gigio, Donnarumma. Ah, Dornarumma. Mammo.
Dora l'esplora Donna Rumma. Dora l'esplora figa. Ragazzi, ho già il cuore in gola, guarda. Sei emozionato? Certo, ma perché oggi la mia non abilità potrebbe farmi vincere. Giusto. No, oggi... fatti perdere, Marco. Perché no, perché essendo un imbecille 24 ore su 24, non avete modo di capire chi sono. Ti voto sempre, Marco. Mm. Ma non puoi votare sempre tutti. Uno ne devi votare. Ma perché ci sono anche i voti, quindi? In realtà non lo sappiamo. No, forse sì, perché toccherà scoprirlo. Esatto, tocca capire chi è l'impostore. Onorevole Millazzo. Parti che voglio giocare. Ok. Ti dirà chi è l'impostore con te e poi ti butterai un voto, perché sennò come fai a farlo? Io non ho fatto neanche una partita perché volevo scoprirla insieme a voi. Pensavo stupida. Sì, anche perché da sola come giocare. Infatti, non... che tristezza. Ok, ci siamo amici, pronti? Sono veramente quasi eccitato sessualmente. Oh mio Dio, wow. Anche, ok. Allora, in chat adesso non sentono solo me. Fra un po' sentiranno anche voi. Quindi parlavi come una scema. No, in realtà. Adesso non adesso... stai rispondendo al nulla. Quindi. Assolutamente sì. Guardalo che mi ha fatto. Moro! Sì, dimmi il nome. Fatto anni così, dirai. Non vedo dove sia il problema. Buonasera o buongiorno. Buona della maglia, Rob. Ti piace? Non è niente di nulla. Molto carina, ma io stavo guardando Jaytans adesso, scusami, Roby. Ciao amici, un bacetto. Arrivati. Ora sento Gatto che si lamenta sempre dopo anni. È vero, eccolo un po' qua. Che non passi, Gatto. A lamentarti. Ci vuole ogni tanto. Gatto, no, è diventato un lavoratore vero. Ciao, lamentatore amici. Di professione. Non ho detto niente, cosa volete? Per quello, chi taccia e si lamenta, Gatto. No, sono d'accordo, sono d'accordo. Giusa mi ha detto che era un po' che non venivi da me, però ho fatto un sacco di unboxing lunghissimi nel frattempo, quindi era un po' che... Unboxing di lampioni, cose lunghe. Sì, sì, ma... No, più che altro perché Gatto veniva da me a dire che la modalità impostore non si trova, perché ragazzi è in anteprima, è un'esclusiva che abbiamo quest'oggi, ok? Beh dai, non ci sono unboxing oggi. Lo so, adesso deve arrivare. No, oggi si fa solo Gartic Phone. Tra l'altro ho messo playlist anni 80 per iniziare. Oh sì. Li ho caricati tutti. Sì, adesso sono tutti carichi a molla che ballano. E tra l'altro, grazie mille, Saber e Sub. Mi sa che siamo in live anche da Jaytans. Confermo. Mi pare di aver capito perché Marco... Perfetto, stavo guardando. Sub, allora... io ho entrambe le chat. Sono il... come si chiama? La torre di controllo. La torre di controllo. Che ti mancano dei pezzi. Sono se voglio mi do la squad stream, eh. Come sei live su TikTok? Bellissimo. Sono in live anch'io, su Periscope. Ma su Periscope, scusa. Ah, ma esiste ancora Periscope? Non credo. No, purtroppo. L'hanno effettivamente rimosso con annuncio mesi fa, tipo. Unlucky. È vero, dovevo fare la squad. Era carino. Non ci ho effettivamente pensato. Ma io ho già avuto a che fare con la chat di Jimmy, quindi ciao chat di Jimmy! Ti odiano tutti, infatti, guarda, lo stanno già è scrivendo. Vero, sì. Ma che è sta roba? Guarda, lo stanno scrivendo. Ma che è sta roba? Insulti free a Cichibe, sì. No, dov'è Emma? Che li banna tutti. E solo cuoricini per Gatto, che qua non si lamenta mai. No, infatti. È stato... Allora, Emma... perché non lo conoscono, quindi, scusa. No, un giorno è venuto, stava editando, mi ha tutto aiutato per Super Mario, è stato tutto coccoloso. Oh, che figo! Allora, Emma, se banna le persone che mi odiano da Jimmy, lo faccio moderatore anche qua. La differenza è che Jay lo stai comprando. Mi ascolta quando gli dico qualcosa. Aia. No, questa scotta, la roba a Lino. Questa scotta. Aspetta, Gatto, non so se ce l'ha con me o con Lino, con te. Marco, con Moro. Dai, io mi centro. Moro, la cosa drammatica è che sono praticamente la stessa cosa, la roba e Lino. E domani mattina dobbiamo fare Sea of Thieves. No, Yusam, cazzi tuoi. Ma infatti io non ci vengo. Robi, Gatto? Sarà bellissimo. Allora. Però Collino sei un po' più buono, di la verità, di me. No, ma non perché è vero. Non c'è ancora abbastanza potere. Non è mai vera questa cosa. Karim arriva, ragazzi, arriva. Tu ha avuto un impegno, arriva dopo. Sta arrivando, non vi preoccupate. Potane. Cazzo, domani me la perdo. Non è mai vero. Non è vero, Roby. No, Roby. Ma Pirotto è Karim. Ma secondo te Pirotto te lo chiedeva veramente? Cioè, Dan te lo scrive con le motte di Cichibe e ti chiede che sta parlando. E tu gli rispondi Cichibe. Sono offeso, Marco, comunque. No, ma non l'ho detto io, l'hanno scritto in chat. Io lo sto controllando entrambe. Ma no, facciamo la live, Marco. Basta. Ma non l'ho detto io, l'ho letto in chat. Marco, ormai no, dai, Esper, che ormai non ho voglia di farla io stasera. Vabbè, la farei
la faccio da solo su Overcooked. Oh sì, è vero che siete stasera su. Allora, prima di iniziare, sì, abbasso anche un po' il volume della voce. Vorrei vorrei introdurre, inizio a parlare, gli ospiti che ci sono in questo momento, perché vorrei ricordare. Oh, è sottinteso che bagno chi ti, che banno chi ti odia. Ma con il J-Tazzo così che si sfrega le mani. Innanzitutto penso che anche Jimmy farà questa cosa. Ringrazieremo le sub e le sub dopo, in un momento più tranquillo. Su quello non vi preoccupate, adesso arrivano, grazie mille. Eccetera, no, perché sennò dobbiamo continuare a fermarci, mi sembra anche un po' strano e brutto. Poi gli ospiti sono questi, ma ovviamente essendo un orario mio e un po' scomodo anche alle altre persone, a un certo punto potranno andare via e arrivare altra gente, quindi non vi preoccupate, ci sarà probabilmente possibilità di far giocare anche qualcuno di voi verso la fine, perché appunto è un orario dove poi la gente va a cena, poi la gente deve lavorare, e quindi godiamoci le persone adesso finché possiamo, perché sono il miglior team ever che io non ho mai giocato con Lino. Musica degli Avengers. Un applauso per noi. Allora, cos'era il gabibbo? C'è Lino che ogni tanto si trasforma in un uomo di 70 anni. Sono Lillo. Sono, dimmi la verità, sei Lillo. Sì, sì, adesso questo. So io, regà. So io, regà. Lino. se c'è Lino, siete gli Aversers? Gli Avengers. Io dico Avengers perché ho sbagliato una volta. Oh no, gli Avengers no. Ho sbagliato gli Avengers perché... Ma no, Mario Odisse. Erano altri lavori quelli che faceva ai tempi. Non sono riuscita a dirlo. E soprattutto oggi si prova una nuova modalità, sì, che andrò a spiegare, ma non prima di esserci, se avessi stretto la mano, esserci presentati con i nostri ospiti di adesso, che sono in ordine di TeamSpeak, Esprit, Gatto, che gioia, che cos'era quel suono? Gatto ha lanciato una granata in stanza. Dolore. Non fate mai più. Sei emozionato. Pensa a Gatto che l'hai detto quando ho chiamato Esprit, quindi si prenderà lui tutta la colpa. Grazie, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale. Ho detto Esprit non ha parlato. Ma non si ricorda. No, è in silenzio. Fate sentire la vostra voce, che magari la gente mi conosce. Esprit. Ci sono, anche caso... se lì che non ci sono più, però. Poi c'è Gatto. Perfetto, grazie, adesso era un volume giustissimo. Grazie, Gatto. Più o meno. Poi c'è Moro. Sì, sono io. E poi c'è Marco. No, Moro. E poi c'è Jimmy. Ciao. E poi c'è solo Lino, solo umido. Ciao. Non so perché. Ma come fai a far sentire i sample? Cioè, l'ha io detto, faccio... Comunque Lino l'ha detto come per dire ci sono. Basta loro saper e usare poi il mixer, c'è anche Lino. Alla fine di tutti, sì. Ma allora, Moro, mi mandi uno screen del tuo mixer, così lo metto uguale. Coglioni, guarda che io non capisco. L'ho mandato almeno 5, 8, 93 volte. Ragione, in effetti potrei andare nella galleria di Telegram e andare a vedere. It's been Lino all along. E adesso vi spiego una nuova modalità. Vai. La modalità impostore. Zan zan zan. E qui torniamo nella... Guarda che figa. La modalità di gioco è la seguente. Come vedete ci sono due modalità, che l'altra volta erano due, con scritto è un segreto. E per noi è stata sbloccata quella nuova. Abbiamo a che fare con la beta di questo gioco, quindi possiamo utilizzare una delle due nuove funzioni. Moro Sus, perfetto, che è impostore. Io ho delle spiegazioni di com'è, però non l'ho ancora provato. Ok. Perché tutti i coglioni. Ehi, lei là. Allora. Lino passerà sempre per impostore, ma sicuramente non lo sarà mai. Ma perché questa fama? Lo scoprirò presto. Lo scopriremo. Lasciamo un velo di mistero. Da fastidio, non è su Sofis. Lui in generale nella vita vive solo per dare fastidio. Magari ti sabotava la nave, quindi... Sì. Non lo so. Il pirata nemico. Io lì non voglio bene. E gioca. Ma perché non c'hai mai avuto a che fare così tanto? Ma... vabbè, ma che c'entra però? C'entra. Allora, poi passiamo 24 ore assieme. Io e Mark e vediamo se mio diavolo. Dai. Wow, sparo una sfida. Lui. 24 ore? Vai. Tutto in streaming, maratona. Senza ridere. Mamma mia. Madò. Nella stessa stanza. Livellino non. Comunque, amici, in vocale ti sparano. Ma gli ultimi episodi di LOL, ragazzi. Cioè, settimana prossima, sinceramente, ho già dimenticato l'ultimo, ma adesso sono qua. E
l'impostore è praticamente quello sono che io. Verrà probabilmente detto all'inizio. Io non l'ho mai provato, quindi tutti scriveranno una frase, ragazzi. E a uno dirà: però tu sei l'impostore che dovrà sabotare i disegni. Come dovrà fare? Praticamente non dovrà fargli arrivare alla fine giusti. Ora, io non so se c'è mai successo che arrivasse alla fine giusto. Ma infatti è quello. Funziona così il gioco? Bisogna far arrivare giusto alla fine. Il gioco si basa esattamente su quello. No. Quindi capire l'impostore sarà oltremodo difficile. Direi di sì. Perché però bisogna parlarsi. Quindi magari dico: Esprit è l'impostore, lui deve dissimulare. Esprit, okay. È bravissimo a simulare. Basta che dice: sono una brava persona. Però funziona sempre, ma non ha mai funzionato, mai. Questo silenzio è veramente sospetto, Esprit. Molto sospetto. Però Esprit è bravissimo su Among Us, io non lo dico scherzando. È una frase che non può esistere, questa che hai detto. Allora, Esprit è bravissimo. Te lo giuro. No, ma allora... A posto, Dani. Guarda che Esprit è bravissimo, anche se oggi di... non fai proprio a ma no, la testa. Ma io ti do, io ti pizzico per farti riavvivare la fiamma come dal sole. Che bello quando rispondete voi alle domande in chat, ragazzi. Magari un giorno sarà bravo anche in un gioco bello, dai. Pizzico. Anche Jaitas che si prende libertà artistiche, sì, veramente. Io non ho mai fatto niente. Allora, mi sono sempre attenuto al testo. Non ho mai fatto nulla. Jimmy ha un potere. Non è neanche male a disegnare. E che se passa un disegno per le sue mani, diventa comunque qualcos'altro, sicuro. Potremmo accusarlo. Mi ricordo l'orsetto che aveva fatto l'altra volta, che non c'entrava niente con tutto quello. Allora, no, che orsetto? Tu hai fatto uno squirtle. Lo squirtle. L'orsetto l'aveva fatto Moro. E c'era troppo tempo. Ho aggiunto uno squirtle. Lì poi... ho fatto l'imposto. Sì, Lino, quanto ci. Scusatemi. Oddio. È impazzito, ragazzi, che dolore. Il gain è andato tutto a cacare. Perché me l'ha detto con un megafono degli anni 70? Io non ho sentito niente. Niente? Meglio. Gatto, che se un non urlo mi senti fortissimo. Come faccio? Cioè, allora, tu hai sentito Robby urlare prima e non Lino? No, no, la Robby l'ho messa a meno 10 perché urla come una maledetta. Voi avete quell'auto gain lì di TS attivo, io ma no. Lino, fino adesso per era quello. Perfetto. infatti la Robby urla come una maledetta. Allora io e infatti Lino, l'ho abbassata. Cazzo, sei pazzo in culo, maledetto? Che cosa è successo? È matto in culo. Praticamente Lino si è esploso. Non so come altro dirtelo. Giusto, allora mi pare un'ottima descrizione. No, stai svuotando. A me Lino non nessun problema. Ma sei simpatico quando sbaglio. Magari l'hai messo a meno 100, l'hai completamente mutato. No, Lino no, la prima volta che lo sia qualcosa di TS. Secondo me l'ha fatto apposta. Secondo me. Oh no, che ho fatto? Tra l'altro, ognuno di voi dovrebbe avere data libertà di parola poi per spiegare il loro disegno. Quindi, cioè, a un certo punto sentirete solo una voce e certo. Basta. Gli altri commentari. Saremo più ordinati. No, ma a me va bene il casino. Però dicevo, Esprit è veramente bravo ad Among Us. Te lo giuro, quando lui è impostore, è bravissimo a dire cosa ha fatto, non ha fatto, forse anche perché se non è un vero. Pezzente nella lo accusiamo per primo e lo facciamo essere. Fuori. No, insulto! No, Esprit, lo difendo io, Esprit. Marco, no. Ma in realtà è amore nei miei confronti. Troppo, allora. Poi stasera sono il cuco di Marco, vedrai. Mamma mia, che schiaffi. Certo. Ma stasera, voglio vedere. E adesso ho paura di parlare. No, cosa ho fatto? Vai tranquillo, Fratm. Vai tranquillo. Ma come? Allora, no, parla di tutti i tuoi polmoni. Abbiamo che tanto al massimo ti abbassiamo. Noi, ma non ho abbassato nessuno. Sei tutti giusti. Io direi che si può iniziare. Volete subito fare l'impostore? Sì, sono io. Ok, va bene, Lino, ragazzi. Vai, subito accusato. Siamo pronti. Scegliamo prima. Che paura. 2-1, via. Non ho idea colorato. Di cosa disegnare. Ok, a questo punto vi è stato probabilmente detto se esatto. Il vostro ruolo, ok. Ok. Esatto. Per legge. Ah, ci sono i punti. Ok. Ma chi decide che ho fatto una cosa corretta? Il gioco. Ok, oppure noi. Noi? Oppure noi. Il gioco. Ok. Quindi non c'è un... mi danno loro! Sì. Le cose, oddio. Allora, guarda, senza l'estro artistico di Jimmy forse siamo salvi. Oh, che sono queste parole contro di me? Scusami. Oh mio Dio, aspetta. Io non ho idea di come si disegna questa cosa. Cioè, sono abituata a disegnare forme falliche, sono sincera. Ma mi si chiede solo quello. Ma non lo dire fuori contesto, che poi la gente dice, ma che persona. No, nel senso, vabbè, io di lavoro disegno, c'è da dire questo. Forme falliche. Anche, a richiesta magari. Lino, praticamente devi fare due cerchi e poi questo cilindro che parte dai cerchi e fai... Che cos'è, un treno? No. Che treni hai visto con la cappella? Oh no!
Oh no. E dai, non mi distraete. E dai, sto facendo io, ragazzi, non ho idea. Perché non c'è il tempo di cercare una reference? Io ho quasi finito il tempo. Cioè. Come è finito il tempo? Ma diciamo, io non sono ancora qua. Ma io ancora non ho fatto quello che devo. No, ragazzi, io non so che cos'è. Cazzarola. Cioè, so che cos'è, ma non... Oh, no. Proprio finito, mi spiace. Ma... Oh! Beh, questo è facile. Ora devo cercare di capire, no? Non, ragazzi, ma come va veloce il tempo? Questo è... No! Non so. L'ho scritto! Ok! Stavo pensando! C'è il... Sono due lettere da scrivere, come faccio a disegnare? Questo è fattibilissimo. Lo faccio con due lettere. Ma come può essere questa cosa? No, questo è impossibile. No, ragazzi, come si fa? Io vi chiedo scusa. Cerchio. Io non so. Ma scusa, ma velocissimo il tempo, scusami. Ma come faccio io? Ma non so come fare. Dai. Ragazzi, ma ma che schifo, ragazzi, che schifo. Come sono concentrato. Ragazzi, che schifo. Non è vero, è già finito. È vero. Ma com'è possibile? No, ragazzi, è incredibile come questo tempo che poi andrò a modificare stia minando le mie capacità artistiche. Io spero che vada bene questa cosa veramente ambigua. Io sono a bocca aperta perché io dico questo è il mio lavoro. Voilà. Oh. Io mi sto impegnando un sacco, eh. Io, secondo me il traduttore pure, è gravissimo. Eh no, ragazzi, non ci volevo scrivere DHL, FedEx o cose varie, perché sennò uno pensava corriere. Invece deve essere il furgone, capito? Ok, perfetto. No! Ma cos'è questa? Oh no. Ma in cui ci siamo? Cosa vuol dire questo? Scusa, non sto scritto sbagliato. Ma la parola non... Ma che succede? Ma questo è perfetto. No. Voglio proprio vederli. Ma qui ne sono fierissimo di questi. Ho sbagliato. Io credo che non ci sia altro da aggiungere. Sono molto fiera del mio disegno adesso. Aspettate. Io sto leggendo la chat. No, che poi ti spoilerano. Oh, Moro mi ha mandato le... Hello, Lisa. Moro mi ha mandato le didascalie. Ma grazie. Che cazzo dici? Oh, sì, ma come fare qua? Le didascalie. Che devo fare con... Oh no. Oh, fa. Ma che cos'è questo a fare? No, ne abbiamo dato uno facile, ottimo, sono contento. Io non lo so. No, ve lo spiego che cosa ho fatto. È Jared Leto, esatto. Oh no. Cos'è sta roba? Cosa? Che cazzo vuol dire? Io non so cosa vuol dire. Chi ha beccato il mio adesso è veramente una cosa ambigua. Ma ci vuole... è troppo poco il tempo per scrivere, non Beh, l'ho mai sì, scritto ragazzi, così. Devo modificare. Ma sembra un disegno ambiguo, ma vi giuro non è... Aspetta che lo faccio oh, meglio. Oh no, ho sbagliato. Torno indietro. E ecco. Non dire parolacce, che poi ti sento tanta gente. Che fai? I bambini se ci guardano, che gli insegni? Tra l'altro, Lino, ho scoperto che oggi è uscito da lavoro mezz'ora prima perché è entrato mezz'ora prima. Solo per essere qui. Ma secondo me è una cagata. Come? No! Non lo so. Come? Non lo so, ragazzi. Allora. Quindi era una bugia. Ma io credo a un sacco di cose, comunque. Ma infatti Lino secondo me lo sa e ti ha preparato a questa cagata. Così sì, cioè.
Senti, non lo so immaginare cosa sta facendo Jimmy, visto che ha detto così. Sì, ah, beh, allora immagino il disegnone. Non lo so come si fanno le cose. Ho sbagliato. Prima no, ma adesso sì. No, non sto sbagliando. Ma che cazzo è? Ma ragazzi, io non so cosa, cos'è. Questo disegno è fatto troppo bene. Oh no. Secondo me è questo, poi io non ho idea. Ragazzi, dai, un floppy disk quello, non è una lavatrice. Floppy disk FD, cioè, dai, ci stiamo. Tempo è 10 secondi, ragazzi. Ok. Okay. I disegni e le parole che non seguono il flusso ricevono il tag di sospetto. Sus. Puoi votare i giocatori. Bisogna taggati. Fare il sus. Come è vero. Come sospetti, a meno che l'impostore non fallisca, non farti sfuggire neanche un dettaglio. Se voti per il vero impostore, guadagnerai un punto extra. Ok. Quindi, anche noi facciamo punti. Sì, ok. Vi giuro. Un treno. Scusami. Treno. Ah, va da solo. Sì. Okay. E un euro dobbiamo votare? Beh, questo è un... Beh. È un treno. Come si vota? Sì. Effettivamente no, lui. Come un furgone, Larry. Beh, potrebbe essere. Ma scusami, ma fa tutto lui? Io non sto facendo niente. Questo. Ma se dice, ti dice le robe sospette. E qua sbatto gli auto. Ma lui dice ma guarda te, ecco cos'era. Una volta! Dopo mi dico sbagliato a me, volendo comunque. Che bello. Ma sono tutti sospetti? Sì. Ho capito che cosa è arrivato a me. Perché è volta, ma è lui. È lui, ma è lui. E non sapevo che scrivere. E quindi? E io non ho capito cosa allora, devo fare. E mo non ho capito chi è che... Ma perché... Cioè... Ah no, alla fine. Credo sia alla fine, per quello lo fa... Però il gioco dice che è sospetto. Ok. E no, poi... come va a capirlo? Da letto, ma dai! Ma dai, ecco perché io ho scritto. Ma io ho scritto. Che bella stanza! A me sembrava, io ho scritto sta cosa. Mark, mi sembrava Leton quando quello è Morbius che è un vampiro, Jared Leto, no? Ma questo è Morbius. Eh sì, che è Morbius. E vedi, non riusciva a scrivere. C'è il letto dentro che dorme, c'ha pure uno specchio che perché non si può guardare. Non ho neanche un cappottino, niente. Ma non c'avevo tempo, sembra più un tricheco quello, però. Sembrava l'uomo del Napoli. Perché così veloce? Secondo me hai messo automatico come cosa e quindi ti va da solo. Sì. Ma non me l'ha fatto impostare. Oh, no. Quella è la sirena di quando ti chiama. Io voglio fare dei soldi, dove lo faccio? Hai messo la bandiera per dell'oro. Altro, ho fatto gli illuminati e un biscotto. Allora, state guardando chi è l'impostore. Soldi di Pongo. Lo sapevo che era, deve mettere le cazzate. Però mi puoi andare su e giù, puoi andare qui. Ok. Cos'è il baracciolino di Pongo? Gatto, io non... Che bello. Però, è il baracciolo di Play-Doh. È veramente bellissimo, gatto. È vero. Grazie. Cioè, comunque, ragazzi, dopo Morbius di Jimmy non voglio mai più intendere quello che le cose sulle. Ma vedi, però non sono sospetti. Mi sembrava tipo rubare i soldi. Come fanno a uscire dalla tasca? Ma tra l'altro c'è un algoritmo che... Madre. Sì, che sta quanto capendo... sono impegnato, Questo è difficile. Poi vuoi capire. No, bellissimo. No, ragazzi, io ho scritto Scorbanni, ma perdonami. E Scorbanni palesemente. Ma è Lobanni. Mamma mia, se no, vero. È Lobanni. Vabbè, ho sbagliato Pokémon, vabbè. Credo di aver capito cosa è arrivato a me. Io non ho mai visto questa cosa. Ho sbagliato l'Erika. Ma come l'Erika? Infatti io sento Topolino, ho capito, ma guardano lì un occhio sì un occhio no, che bellissimo, cioè, che carino, ecco la mia risposta. Bellissimo, è ed era la mamma con un bambino, Esprit è bravo, che è il posto di sto casino, io non ho disegnato niente del genere. È facile io non ho avuto tempo di scrivere, forse ho capito. Adesso ho capito cosa mi è arrivato. Cosa cazzo? Ma perché è giusto? Perché non sono sospetti? Ah, perché segue giustamente. Come Sk non te l'ha preso? Perché Sk Plus? Ho capito che cosa dovevo fare. No. Ecco perché c'è la SC, fanculino. Mi dispiace, amici. Perché doveva essere scuola quella SC? Esatto. Sì. Se non votiamo Lino, è da parte. Mamma mia, per forza Lino. Cioè... Non è colpa mia, è colpa del tempo. Che è troppo veloce. Io ho fatto una cosa veramente brutta. Non penso l'abbia presa come farmacia. Esatto,
farmaci. Ah, era... okay. No, era un dottore che chiedeva come stai. Molino a vento. Ho capito, Lorelli. Io qua non ho fatto in tempo a scrivere. Ma l'avevi capito, gatto? Carbone. Ok. No, ma perché l'ho disegnato veramente male? Vi dico, stavo scrivendo carbone con scotch. Era quello... Carbone per cammino. Minchia, cioè, era effettivamente come avresti descritto quella roba? No, ho disegnato malissimo. Io ho chiesto scusa, infatti. Non so come ho fatto a capirlo, ma ho i miei dubbi. No, allora, farmacia a braccio del cammino. Jimmy ancora una volta ha disegnato una cosa che non c'entrava niente. La farmacia! Ah, ma la farmacia col berretto da militare, no. Scusa. Ma è... farmacia militare, scusa, che in bello. Campo di guerra. Molto carino. Giusto? Vediamo chi è che sfanculo tutto. Me l'ha dato col visto, me l'ha dato. Bellissimo. Ma siete bravissimi. Col visto significa che è giusto, dice. Hai fatto anche la mesh bianca, bravo. No, non ho dimenticato di colorarlo. Goku con la cacca. Con la cacca. Era l'arca, non cacca. Ho letto cacca, ragazzi. Ho letto cacca. Io ho scritto Goku merda. Come ho fatto a leggere Goku con la cacca? L'Erica mi puzza comunque. A me puzza Moro. È puzza Moro. Perché quel mulino a vento non era possibile. Scusami. Non sapevo cosa scrivere, non ma è che bello. No, l'hai ecco copiato da internet. Ma mica è un floppy, Marco, che ci vuole. Ma io non lo so fare. Io mi ero completamente dimenticato come fosse un floppy disk. Ha fatto il retro, Moro, esatto. Io ho disegnato una lavatrice, credo. E perché io ho fatto una lavatrice? No, dai, che blu. Io l'ho azzeccato lo stesso. Bravo. Perché potrebbe essere anche Lino. Io non me lo ricordavo. Io cosa dovevo scrivere, ragazzi? Lino pensava di aver disegnato una lavatrice. Oh, ma poi è arrivato Jimmy. Io lo voto, ragazzi. Io voto Jimmy. Io voto Jimmy. Okay, aspetta, Jimmy e Lino. No, secondo me posso votare da solo. No. Allora, potrebbe essere. Io non posso votare nessuno. Perché? Cioè, no, non posso votare sotto Jimmy. No, non mi fa scrollare da iPad, quindi... Ah, ti fa scrollare? Imbarazzo, sì. Come da come? iPad? Certo, sì, come disegnavo così col mouse. Certo, sì, come tutti noi. Non mi pare che tutti voi siete col mouse. Non ci siamo credo tutti con computer, sì, ma che ci vuole? Allora, per la scheda di internet. Ma perché? Qual è il problema sul computer? Che devi usare il mouse. Usi il mouse. Sminchia, sì. Sminchia. Io no. Ma non hai visto quanto ho fatto schifo? Quello era un treno, gatto. Ma ci sono due forme comunque. Oddio, ho dato la mia votazione. Ho voto anche io. Così, deciso. Oh mio Dio. No! Ragazzi, vi giuro, ho letto veramente cacca. Io non era per prendermi in giro, perché ho detto qualcuno giusto lo devo fare. Ho fatto già il mulino, mi sembrava una disgrazia. Hai rovinato 5 album. Sono stato bravissimo, però, sbagliando non apposta. Bravissimo. Non apposta. L'Erican è quello che ha sbagliato l'autofune. Povero L'Erican. Io si vedo furgone. Quindi io ho fatto Jimmy. Ma scusami, si poteva votarne più di uno? No. Io ho votato solo Jimmy. Sono 8 voti. Perché L'Erican c'ha 4 voti? Ah, no, è stato votato. È stato votato. Sì, esatto. Che cazzo è che però mi ha votato? Giuro che ho letto davvero. Dillo, ma sei scemo? No. È partito. Oh mio Dio. Troppo tardi. Raga, uscite. No, voglio modificare la tempistica, è impossibile così. Robby, mi spiace. Allora, tipo, va bene, ragazzi. Andiamo avanti? Va bene così, va bene così, è più rapido. Scusa, gatto, se ti sto annoiando. Moltissimo. No, ma almeno più di noi capitano impostori, magari, no? Oh, facilissimo. Questo è facile. Lo faccio io. Vedrai cosa combino adesso. Marco, non è necessario. Non lo so fare. Ecco qua, perfetto. Ho anche molto tempo a disposizione. Magari il gioco ha capito che... No? Sì, Robby, sì, esatto. Non so farlo, ragazzi. È così semplice pure. È un peccato che non possiamo scrivere noi, perché io avrei voluto disegnare Lino e scrivere Lino che fa l'impostore. Quindi sei l'impostore lui. Poi lo disegni Lino Sus. Ed è stata una delle mie frasi, Lino Sus. Eccoci qua. Cazzo. Robby, non si dice. Scusami. Ma che dici? Dai, forza.
Sono fiero. Non lo so io, guarda te. Anni di stream. Oh no. Ma perché mi faccio riempio il cestello e si riempie tutto il disegno ogni il volta? Cestello? Come si chiama il barattolo lì? Il segno. No, ma facile. Sì, ci sta. Io non ho letto se ero l'impostore o no. Come possibile? Ma speriamo. Ma all'inizio lo leggi, credo. Speriamo. Dai, quella è la manina. Dai. No, ma Moro. È molto Moro. È più bello, così non so se lo sono o non lo sono, vedi? Quindi, non lo sa nemmeno l'impostore. Oddio. Madonna, devo essere tipo running fast anche per le reference. Ma ragazzi, ok. Ma è troppo difficile disegnare bene. Come fate voi a disegnare bene? Esatto, stavo per dire Marco. Sì. Eh? Comunque Marco si chiama. Come faccio? Sono proprio carino. Che non io, il mio disegno. Ah. Come, parlavo come se fossi lui. No, il disegno. Chiaro. Sì, esatto. Bravo, che hai specificato, Jimmy, che si sa mai. Che ho specificato? Era il disegno. Il disegno, sì. Oh, ma ragazzi, no, vi chiedo... No, Marco, posso neanche così... dirlo perché prima l'ho detto ed ero il traditore, quindi se lo ridico pensate che lo so di nuovo. Sei molto sospetto, ma tu adesso sei sospetto in generale. Non è possibile. Stai un po' zitto. No, per forza, è noioso. Non hai idea della mia concentrazione in questo momento. Voglio vedere. Allora, i disegni migliori visti da Gatto, Esprit. Gatto è stato bravo, sì. Il Pongo era uguale. Allora, come qui ho fatto un'opera d'arte. È il di Dolly. Oh no. Il di Dolly. Oh. Eh? Eh? Che cos'è? Beh, Oh no. Allora, almeno uno si è beccato il mio disegno e deve averlo capito, non è possibile. Vai. Cosa? Vado. Vai. Secondo me è giusto come ho scritto io, però... Ah, ok. Come cazzo? Questa si fa... Mi piace che mancano sempre le ultime lettere, comunque. Allora è Lino, sicuro è Lino. Eccolo. Ma è troppo veloce. Ecco. Io non so disegnare neanche una roba così facile. Io non sto cercando reference, quindi capitemi se io faccio sì. Anche... Ma Gatto, per me tu sei un artista. Cioè, io dai disegni che ho visto da te, tu sei un artista per quanto mi riguarda. Come quindi si fa questa animale? Cioè, perché adesso c'è una cosa che chiaramente non mi ricordo a memoria, se non più o meno. Riempiamo tutto, riempiamo. Deciso, è così. Comunque, Robby, se ci chiedete, scherzo al cazzo che finisci il tempo. Beh, la balia ci capito, mettiamo... prima dovevo ingegnare un treno e sono andato signora... in panico. Adesso ho perso almeno metà dei clienti delle mod. Io lo so che direte un'altra cosa vedendo sto disegno, però non sapevo come altro farlo. Io so già che direte un'altra roba, perché... Oddio, sì, anche io direi un'altra roba. Certo, certo, Marco. Ecco. Ecco. Più bello. Dai, posso fare letteralmente meglio di così, non posso. Andrea, grazie per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale. No. Io non so cos'è, ragazzi. SC, ricordiamo. Io con questo mi sono assicurato il posto nei non traditori. Penso anche io, Se mi arriva SC di nuovo, mi ammazzo. Che una domanda, scusa. Oddio, non so cosa sia. Era l'urlo di... ma che ne so io, ragazzi. Mi sembrava un libro con la zucca dell'Halloween. Microphone activated. Fino, cosa... Come stai? Raccontami. Ma guarda, un po' così, dai. Un po' così. Ah, perché sei uscito mezz'ora dopo da lavoro. Per no, prima. Sì. Sì, dopo se volete facciamo anche tutte le altre modalità, perché io voglio anche scrivere Pikachu. Marco, lo prendi in giro? Sì, tantissimo. Bravo. Come? Ma per amore. Fai piangere. No, Lino, dobbiamo fare la challenge io e te adesso. Che challenge? 24 ore nel rinchiusi, quello che dicevamo prima. Nella stessa stanza. Un escape room. Se non, se non scatta il sesso è perché effettivamente è siamo etero. Maybe. Almeno per adesso pensi di esserlo.
è davvero bellissimo. È molto bello, non potete dire niente. Bello. Grazie. Dici, mi è capitato il tuo? Cos'è sta roba? Beh, ragazzi? Modestamente. Sì. Dici? Sì. Dopo lo scopriamo. Oh no. Lo mao. Ah, oh no. Vai, tranquillo. Si può skippare poi. Vai alla massima velocità, ti prego. Vai. Allora, se voi sapete la parola giusta, dalla stream di CD, però non me lo dite, ragazzi. Chiunque sospetto vuol dire che facciamo schifo. Ok, hai sbagliato dalla prima domanda. Sì, vabbè, ma non puoi neanche pretendere che l'intelligenza artificiale vada così bene. Stavolta sono stata bravissima, ragazzi. Un telefono. Esatto. Che bravo. Perfetto. Che brava che sei. Quasi come il mio, eh. Sì. Telefono, vabbè, rosso, bravo, ti sei beccato il tag sospetto? Che bello! Io non avrei detto questa è roba seria. Ma bravissimo Jimmy, quindi. Io non avrei detto telefono. Mi sa che non entrava là. Oh no, era il tuo, okay. No, è Mauro. No, è Mauro. Sono io, Mauro. Cosa vuol dire il telefono incazzato? È tutto rosso. Scusami, Mauro, ma perché il tuo telefono urla sia da ricevitore che dall'altro parlante? Ah, in effetti. È arrivato. Va bene. Io ho fatto anche gli occhi della radio. Io ho solo dato un'emozione. Io cosa avevo io? Secondo me invece era Lino. Lino o Moro? Okay. Come si fa Lino Moro? Ho fatto un telefono perfetto. Io Lino Moro. È vero. Ma siete dei campioni, ragazzi. Io non mi so fare. Spille, Marco. È davvero. Devi fare una riga di rido. Era veramente easy. Infatti. Perché hai fatto un'ombreggiatura sopra che non c'entra niente? Oh. Non lo so, avevo tempo. A me sembrava una macchina disegnata male all'inizio. Questo è Zampax. Ok, a Jimmy sospetta. A me sembrava un video. Beh, capito, cioè, non ho fatto... Non ho capito, Jimmy. No, ragazzi. Ah, no, che cos'è questo? No, abbiate pazienza, dai. Mi giuro che è una spilla. Ma quello lì è una spilla, quella lì. Ma come una spilla? È appoggiata su un tavolo, io ho fatto anche le ombre. Estrapolato dal contesto, può essere chiamare. Io ho visto sta cosa col manubrio chiamare? Chiamare che chiami? È un po' generico comunque. Non è mai arrivato. È vero, molto generico. Ah, l'urlo hai fatto. Ma allora sei tu. È lui. È un urlo, non so come fa. No. Gatto. Oh, no. Non me lo ricordavo. Io pensavo che fosse un libro con la zucca di Halloween. Jimmy qui, secondo me me la No, è sempre che tuo, carino, me lo ricordavo poco, però credo si intuisse. Volendo, sì. Non libro che parla di una zucca, ma non ci stava forse. No, non c'entrava. La firma. Io avevo scritto libro che parlava di una scala e una zucca, però col mare, ma non entrava. Io ho messo, vampiro, ma perché ho sempre il naso lungo? Io ho sbagliato. Ma è perfetto. Non sospetto più di Dino dopo questo. Marco, no, Dio mio. Non ce la barra, ragazzi. Quali sono i baffi lunghi? No, ho fatto c'è il mantello. Io ho fatto il mantello colorato e la barra. Bello. Ottimo, ma allora, tornato. Marco, se non stacchi la penna, quando finisce il tempo non te lo conta. E allora niente. Ah, davvero? Dracula esorcizzato. Vabbè, c'era la croce. Ma era per... Vabbè, però è arrivato più o meno. Perché la croce al contrario? Secondo voi chi è? Perché la croce normale non la vogliono i vampiri, no? Ma non è che se storta gli va bene. A me sembrava... Forse sì. A me sembrava... No. Ma perché? Ma non è vero! È uno scudo! Ostia, Marco. Mi sembrava un momento di... Ma come? Ma come hai fatto? Eri così bravo, Lino. Ma bravissimo per davvero, Lino. È meglio del mio. Era un po' piegato, però. Non è possibile. Ma no, mi sembrava un elmo per te. Mi sembrava quelli come con le fessurine. Era a forma di scudo. Era però lo sai che ora che ci penso, forse ha ragione. Mi sembrava un elmo. Ma come? Ma è bellissimo. Marco al 100%. Voi siete bravissimi. Sì, o Marco Lino. Ma ragazzi, io non so disegnare. Non è giusto. Però non sai neanche vedere. Scusa. Ma sì, mi sembrava un elmo. Mi sembrava visto la croce. Ma come? Vediamoci, vai. Questo ho fatto. Ah, qua, dai. Questo è facile. Ecco se mi è arrivato a me. Sì, quello è un ditino. Quello è un ditino. Oh no. Con i tasti. È perché non me li faceva mettere in orizzonte in obliquo. Ho fatto in tempo a finire. L'hai fatto normale. Però Moro, i tasti sono dritti. L'ho anche specificato che era spento sto giro. Ti voto, è vero.
però a me sembra sospetto Moro in realtà. Ma di chi è che ho fatto tutto perfettamente giusto? Scusami, non lo so. perché era sbagliato? È il blue screen quello. Perché spento, specificare? Ma era spento, c'è lo schermo nero e spento, scusa. È vero, io l'avevo acceso, era blu, Ma me ne mani un po' sospetto. Il mio c'era uno sfondo. Ma di che è sospetto? Ma imparate a giocare, coglioni! Hai fatto uno schermo. Io non ho disegnato il radar. Oh, bellissimo! No. Chiedo scusa in anticipo. Oh no. Coglione, guarda. No, è volato via. No, beh, c'era Moro, non lui. Bravo. È bravissimo, comunque. Ok. Cioè, bello, bravo, Jimmy. Che vergogna. Il radar cerca sfere. Ma come la tuca con brufoli? No, ragazzi. Dai, no, cioè. No, dai. Ho fatto un'opera d'arte. Io l'ho fatta perfetta, però. Me lo sono già stampato e appeso dietro di me. Cioè, non è possibile. Bellissima questa insalata. Ti ringrazio. È l'unica cosa che so cucinare. Ce l'ha ben impressa in me. Questa era una battuta tagliente. Aia, mi sono fatta male. Come quello che non sa fare la roba. Ah, oh mio Dio! Ma aveva. No, è molto strano quello che ha fatto l'Erika, ma io l'ho capito. Guarda, non. Allora. Io mi voglio discolpare. Non ricordavo la forma della libellula. Ma chi la vuoi dare a bere? Lì? Giuro. Ci ho provato. Ma chi la vuoi dare a bere? Cuore. Ma che cos'è? Vabbè, un missile farfalla è giusto. E io ho disegnato giustamente un missile farfalla. Quello era per me. Fare io. Cioè, quello non era una libellula, abbiate pazienza. E non ricordavo la forma. Come... Come razzo farfalla giusto? Ma in che senso? Perché... È perché era uguale a quello di Marco. Sì, come sì. Come fatto a prenderci? Non sono allora... io. Allora... Mm. Non farlo. Anche Moro è un po'. Confermo, Moro. Andate a fanculo. Magari sono io, non lo sapevo. Non è lì, è la sua natura. Non sono io. Ho voto Marco. Ma balordo. Anche io ho votato Marco. Ma balordo. Ehi. Marco, facevi cagare. Ma lo faccio sempre. Grazie, Deno. Ma come? Ma due volte su due. Double trade turns. Oh no! Ma come due volte su due? Sì! Ma secondo me è perché fatto? Rifai partire la partita, quindi è sempre lui. Ma no, era ma non può essere. Uno scudo, ragazzi. Secondo me era un elmo quello lì, ma dai! Sì, sì. Ma infatti è Lino che ha detto se lo guardo bene lui. Ma perché poteva essere un elmo? Dai! Marco, questa cosa ti dovrebbe dare molte più risposte su cosa pensiamo di te. Scusami, gatto. No. Anni non avete capito la mia vera essenza. Era molto sospetto, è vero. 12 punti, ragazzi. È vero, ma quindi se faccio un nuovo partito non a sto giro se faccio un nuovo sodo che non è sodo mi votate tutti però Vai Marco, va bene. Palesissimo ma non... sono allora vediamo aspetta. Se stavolta lo so Lino stava dicendo sono un traditore ragazzi no. Comunque palesemente peccato no. Lino stava dicendo no stava ma dicendo, non l'ho visto ma sono il traditore stava dicendo a me non me l'ha detto ragazzi che vuol dire cosa ti voglio dire no a me io sono nella schermata di disegno anche a me. Ma non mi è mai comparso sei il. Allora, chi è traditore può dirlo? Cioè, non nel senso, però senza farlo capire. Ma che cazzo vuol dire? Scusa, no, quindi cosa cazzo deve dire? L'ha detto, gatto, è lui. Sono io. Davvero? No. Ah, aspetta, non lo so in realtà. Potresti, merda. Ma è una stronzata farlo dire, il gioco si basa su quello, scusami. Ecco, ci tiene al suo ruolo, è chiaramente lui. Come ragazzi... le cose che la Roby pensa funzionino. Madonna, ragazzi, la chat è impazzita. Ho detto, ma cosa fa la chat? Non si vede lo schermo? Non ho capito. Ora ho capito. Ragazzi, allora. Roby, sei la traditrice, per caso? No, allora, no. E chi si beccherà il mio disegno capirà perché la chat si è scandalizzata. Potrei esserlo, ma potrebbe essere di nuovo Marco. Ma disegnargli dei piedi, però non ho fatto posso. Un lavoro un po' di merda, però va bene. Non avevo voglia. Ragazzi. Ci ha messo così tanto a capirlo che pensavo stesse parlando tipo che non si vedeva il mio disegno. Posso descrivere questo? Come lo descrivo? Cosa bello! Ragazzi, stavo per scriverti Rob, ma leggi bene. Allora, ho beccato io Rob comunque. Ok. Ti piace? No. Che palle! Dai! Non l'hai capito, però comunque... È un trono! Fatica. Non ho scritto, non ho fatto in tempo perché non ho avuto idee. Ai, tutte scuse. Come? Non ho capito.
Sto impegnando un casino, ragazzi. Per non Marco, ripetere. Non ti Marco. Crederò mai più. Lo so. Infatti, io ho la vita più difficile adesso. Che sta dicendo lì? No, sto parlando da solo, mi sto impegnando troppo. Perché quando gioco fatto. Con te non lo fai mai, però? Cosa? Impegnarsi? Perché ti conosco. Mi impegno sempre. Sì. Oro. Ma che falso che sei, guarda. Anche nel rovinare le esperienze, mi impegno. Quello sì, quello ci credo tranquillamente. Povero Lino, io non capisco, ragazzi. Ma io capisco benissimo. I miei sono piccoli capolavori, se posso dire. Ho fatto una merda, Marco, poi si capisce. Non lo so. Giudicheremo allora, potrei aver rovinato tutto. Perché sei la traditora. Ragazzi, dai! Ma questo è peggio di prima, ma non smettetela! Oh, che carino! Oddio! Io non so cos'è. Voilà! Bello questo. Non erano lette, erano macchiottine, macchioline, qualcosina. Ma ah. Aia. Ma no, ho capito cosa cantava carino. La Robi, quello che mi è capitato ora. Oh, come? Vabbè, è facile allora. Non l'avrei mai capito se tu non avessi cantato. No, dai, ma è una scritta. Moro, sei l'impostore? A parte che non saprei come disegnarlo, però. Ma preso l'impostore, non ho visto cosa sono. Guarda, non ti credo. Io giuro che non sto tentando di rovinare il disegno, ma si è rovinato da solo. Io non so farla questa cosa, ragazzi. Non lo so bene cosa sia andato a creare qua. Eccolo, Jimmy. No, beh. Questa è arte. Non hai idea. Io non so fare questa cosa, ragazzi. Abbiate pietà, votate, mi frega niente, io non la so fare. E dai. A posto, ragazzi, io sono... È proprio lei. A posto. Oh, merda. Ecco qua, guarda, faccio no, anche dei dettaglini. Azzeria. Ragazzi, come vola il tempo, eh? Cioè, quando ci si diverte, no, Marco. È giusto questo. E poi io faccio così, No, no, facile. Ragazzi. No, a me votano tutti dopo questo disegno, io lo so già. Non lo so fare io, ragazzi. Voilà. Bello no, questo. Come si chiama questa bestia? Ok. Penso sia chiaro a tutti che secondo me era l'ora solare, ma capito, ho fatto male. Perché non era il sole, era la terra. Che versi facciamo? Non... Ah, scusate ragazzi, ma forse siete drogati? Posso sapere questa cosa? Perché Marco che perché a me è arrivato così. Qualcosa che non... Ah, guarda, io dopo SC abbiamo toccato tutto. No, è molto peggio. No! Adesso voglio sapere. Siamo in live su due canali addirittura. Cosa può essere? Lei è... Ah, siccome ho già finito, faccio le ombre. Ma è già finito. Cos'era? Alle rombre. Ah, ho capito cosa ti è capitato. Ma è possibile che tu abbia capito? È perché mi è capitato anche a me, ci ho messo un attimo. Penso sia la stessa cosa. Sei arrivata lì. Ma che cosa sei? Sei arrivato, è sempre quello il problema. Esatto. Io ho visto tante cose facili oggi, quindi sarà difficile sgamare il colpevole. Robby, anch'io sto facendo le ombre. Marco! Ma Marco, pensa a fare il disegno bene. Stai tranquillo. Non mi trattare come una pezza per i piedi, Spirit. Magari no! Che è un gioco italiano? Non credo. Mi hanno... visto il nome. Mi hanno taggato su Twitter, yay! E ciao! E ciao! Ma che cosa? Vabbè, ma che animale, che cos'è? Intanto non riconosco la voce di Lino quando parla, ma... devo sempre ridere. Che succede? Non so cosa. Tutto bene? L'ho fatto. Tutto vediamo cosa è uscito fuori. Perché io... vediamo un poco. Allora, secondo me potrebbe essere gatto. Sono d'accordo. Sì. È sospetto? Dico di sì. Orologio. Io forse ho fatto una. Poi mi è venuto un po' di merda. Ha pensato male. Poi ho anche io ho pensato male. Molto male, esatto. Anche io ho pensato malissimo. Cosa?
Moro si voto ora. No, Vabbè, l'ora. Anch'io lo scritto. Ah, a me è un'altra cosa. E l'ora, perché due funi, una freccia che indica una freccia? Di chi è la colpa? Per essere molto preciso. La colpa è mia, mi sa. No, allora, Gatto, questo è perfetto, l'ora esatto. Grazie, Moro. Grazie, Moro. Io pensavo che avesse sbagliato a mettere... Così ho fatto. Non posso capire, ora solare. Era proprio il filmato. 14, e beh sì. Dai, allora, l'ho fatto un po' di merda, ma almeno ci siete arrivati tutti. Bravo, bravo. Tranne Jimmy, guarda. No, pensavo che avessi sbagliato a mettere la terra al posto del sole. Sì, mi dispiace. Guardate, più uno si avvicina. Che errore. Bello! Però non mi è arrivato, Io voglio sapere chi è il disgraziato maledetto. Adesso lo voglio proprio vedere. Bravo. Guarda, preciso e perfetto ho fatto, Bravo Moro, ok, ci siamo. Bravo Moro, sta a vedere la come si rovina tutto. Penetrata. E invece... Devi scrivere nella cucina. Bravo, Lerica. Ai ai ai, Lerica. Ha rovinato tutto Lerica. Lerica nessuno. No, non ha ragione. Ha rovinato tutto Lerica. Guarda alle ombre. Hai visto come ho fatto le ombre? Bellissimo, K. Vabbè, io voto Lerican really suspicious. Vabbè. No, hanno scritto K. Hanno scritto K con la C, Lerica. Esatto. K, non è carino, però. K si scrive con la K, comunque. Vabbè, K è K. No, robe di K si scrive con la K. Io qua ho fatto non ho scritto niente, qui non ho scritto nulla, ma era per me impossibile. Le piume che sventolano al re. Ma perché perché sennò mi viene visto. Abbiamo fatto lo stesso disegno. Io te l'ho detto che era quello semplice tuo, Ecco, vedi Jimmy come l'ha disegnato e si capiva. Guarda, vedi. Io sono più stupido. Vabbè, io ho fatto quando al tempo dei re che sventolavano con le piume. Ma quello con le piume. Ma ecco che non lo facevo, non avevo mica le piume giganti una volta. No, erano foglie di palma quelle che dici tu. Ma lo facevano anche con le piume. Ma che hai visto i sultani? Ma che cazzo di uccelli vedi? Ma che sultani? Il condor. Ma non è una piuma così grossa, mi fai vedere. Il condor. Hanno i soldi, avranno anche i soldi per comprarsi una piuma grossa. Ma sì. Avranno creato geneticamente degli uccelli giganti. Ci sono gli uccelli piccoli e gli uccelli grossi. Ma non esistono. Ma gli uccelli grandi. Ma vai a cagare, vai. Vabbè, votatemi, tanto è sbagliato. Votate. Non so come fare a scrivere arancione. E non ho fatto il tempo a scrivere perché non avevo idea di che cosa scrivere lì. Marco due volte sbagliato per la partita, ma non è vero, ma due dove li hai visti? Due, uno era il K di Lerigar, che c'entro io. Il K. Chi è che ha scritto K? Io sono completamente esente da Enigma. Oh no, mamma. Dozer. Ecco, questo, no, allora, ah, qui, ok. Qui, oh, questo, no. Ok. Allora, ragazzi, qui potete votarmi. Avete tutto il diritto di votarmi. Io non è una ruspa. È un bulldozer. È un bulldozer, proprio. La ruspa è questa che non si vede. Ma grigia? Con un UFO sotto? Escavatrice. Beh, dai. Bravo, gatto. Ci sta. Avete tutto il diritto di votarmi. Io ma è carina, non è vero. Su una ruota e basta. Marco, è giusta, è ruspa. Ah, l'hanno capito. Ma una ruota piccola. Io ho dato un accenno. Io ho sbagliato, perdonatemi. Era finito il tempo. No, finito Jimmy, il tempo. Però tu te le cerchi. È finito il tempo. Però scavatrice l'ha capito. Dai, alla fine siamo arrivati, cioè. Io ho fatto allora qui ho un po' paura. Ah, chi è? Sei tu, Jimmy? No? Sì, sei tu, sei fatto. Jimmy, vabbè, ma io e te facciamo gli stessi disegni. Ci ho messo una trono di spade. Ci ho messo una collegati psicologicamente. Guarda, è identico. Cioè, ovviamente il mio è più bello, sia chiaro, nel senso. L'Erican è sicuramente l'impostore. Palesemente l'Erican impostore. È vero, è Marco, ragazzi. L'Erican. Ma si è fatto di nuovo. Fa anche Marco. Ma perché lavorate con gli attori? Ma ragazzi, ma abbiate pazienza. Ma che bello, che carino. Quella spada, Robby. Ma non è un... Spada nella doccia. Un pisello, no? Come allora, Moro impostore 100 su 100? Ho fatto tutto perfettamente io. Anche perché Moro non lo sa. Allora, questo disegno non è bellissimo perché c'era la Robby che aveva quella sua idea di merda. Chi è il traditore lo dica. E mentre le rispondevo stavo disegnando questo. Perché sei carino. Scusa, ti ho mandato in pappa le mani dicendolo. Ho capito, o parlo o mi impegno. Cosa? Giusto? Non si possono fare due cose insieme. È la persona meno multitasking del mondo. Qua avrei detto fa quel sorrisino. Biggolino. Biggolino. Biggolino.
efficiente. No, io l'Erica non posso non votarlo. Però è un grande. Però io l'ho capito, cioè. Questo sì, è giusto, secondo me. Ma sì, me. Ma tutto tappato. Certo, non è che può fare sbagliato tutto, Vabbè, però palesemente l'Erica è il problema. Sì, ma come? Granchio era giusto. Non è mai vero. No, qua stiamo esagerando, allora, Erika. Allora, sapendo che però cos'è, guardando sì, la però... serie ha ragione. Certo, no, che anche allora, tu adesso che voto io. Sei un albero caduto. Ma sono bravissimo però, È un albero rosso. No, ci sono gli alberi rossi, come no? Sì, così. Rosso sangue. No, rossi così no, però ci sono. Vabbè, magari era in controluce. Questo ha fatto un disegno che si capiva, bravissimo. Molto bello. Cioè, prendete appunti. Robby, ha fatto il mio stesso disegno, solo che con del talento. È vero, è uguale. Non è tagliato, ragazzi. Siamo arrivati. Scusami. Non è tagliato. Mi è venuto il dubbio, ma la tempistica è quella. Allora. Io ho votato Marco. Gatto, quest'ultimo. Sono palesemente io. Gatto, sì. Ti ho disegnato Semola, l'ora esatta. Prima ha fatto vedere anche tutta la storia. Ha detto del traditore. Semola. Io stavo disegnando. Sì, Semola. Ma Semola non è quello di One. Di chi? One. Ah, di One, di Bim Bam. Di One, dove partì il virus. Esatto, non era Semola. Sì, finalmente. Guarda come schizzo Pem in alto nella classifica. Perché? Semola, quello della spada. La classifica, ho più due punti, ho azzeccato anche l'Erika. È vero, perché no. Perché lui ancora c'è punti da prima. No, non è vero. L'Erika ha zero punti, poverino. L'Erika che ha votato Nino. Marrani. È vero. Punti adesso. Semola, guarda, l'ho fatto anche uguale. Gli mancava la sciarpina, ecco, la sciarpina devo prendere. Purtroppo l'Erika non fai cagare, mi spiace, ma... Adesso l'ho visto, ragazzi, adesso l'ho visto, Sembra veramente di stare su Among Us a fare per un simulator, ragazzi. Chi lo può dire adesso che il traditore? Ma l'Erika non parla, controproducente. No, aspetta, non è che lo dico, lo faccia capire con versi, 3, 2... Chi è stato? Chi è stato? Chi sarà? Vabbè, però allora, come faccio? Questo è l'unico modo in cui posso fare questa cosa. Partiamo con le cose. Con le? Con le cose. E se no si distrae, gatto, non capisce più niente. Esattamente, esattamente. Può fare solo mezza cosa contemporaneamente. Come i miei tempi. Anche io non riesco a farne troppe contemporaneamente. Tanto le mie cose si capiscono, Morelli. Però se non deve dire Marco cos'è, si capiscono tutte. Ma stai, perché? Perché se Marco incapace. Fai cagare. Moro, tu sei una persona insensibile. Insensibile. Ecco appunto, no? Si è capiti. Ragazzi, è difficile essere un bomber, eh? Da giorno dopo. Vero, sì. Ostia, Marco. Un imbecille. Non credo tu lo sia, è quello il problema. Perché? Scusami, perché sono quello più sportivo, sono quello... E basta. Basta, è finita. Allora, non la so fare, però... Io ci sto provando. Ha suonato il telefono. A me. Mi hai distratto. Ho fatto lavoro di merda. Eccolo. Più uno per gatto. Non so più cosa faccio così, però non è che posso farci. No, non ho fatto il tempo. Neanche io. Ma che? Dai, io. Questo è di lino sicuro. Allora, che fatto questo è un po' un cretino, ma anche un po' un cretino. C'è un emote, ragazzi, che ragazzi, si chiama tipo Saved. Me la trovate? Che ci sta la gente che c'ha il caffè che fa tipo... No, ragazzi, aspettate. L'ho attivata qualche giorno fa. Oddio. No. Ostia, io voglio sapere adesso che cazzo è che ha disegnato questo. Vabbè, dai, si capisce. Che ha scritto questo. Guarda che artista, cazzo. Mamma mia. Quella. Mamma mia. No, io essendo artista, sono un artista. Papà. Ho sbagliato, io Sta calmo con l'imbecille, eh. Marco, pensi di disegnare bene, che poi io non lo so fare. Oh no, ho sbagliato tutte le prospettive, non so non fare. Non si capisce bene, ragazzi, chiedo sorry. Chiedo soldi. Chiedi soldi. Perdonato. Soldi. Plaf, plaf. È così qua. Te ne fotti, fotti. La freccia. Secondo me va la bene. Freccia. Fate quello che vuoi. Ma di questo non posso.
Dai. Dai. Non ho fatto più. Come scusa? Oh, carinissimo questo, bello. Voilà. Una freccia. Microphone muted. Dai, si capirà, ragazzi. Cioè, non, com'è che non si può non capire. Oh mio Dio. Bobby, zitta adesso, Vuole fare apposta per distrarti? Ma è così facile distrarvi? Sì. Ah, ma adesso no, non così eccessivamente. Come? Tu distrai per lavoro, Moro? Che tra l'altro fa tanto la sgaggia, ma si dimentica che quando sta parlando con qualcuno, lei parla e disegna e fa... Ah sì? Comunque dicevo... No, no, allora, quando gioco a Genshin Impact al massimo. No, quando fai qualunque cosa, è solo che non te ne rendi conto. Quando giochi a Genshin spegni completamente il cervello proprio, è impossibile parlare. Dai, non prendetela in giro sempre. Oddio, che è una constatazione, non ho mica detto che è scema. No, lo hai assolutamente detto. No, è una cosa normale, sei estraniato dalla realtà perché stai facendo altro. Perché voi mi prendete per il culo che non ho multitasking, ma siete uguali. Io sono molto peggio. Io sto cioè non è vero in realtà, mentre sto facendo Marco. Una cosa incredibile. Forse peggio di me effettivamente. Credo che sia perfetto, cioè... No, ma non è una lancetta, ragazzi. Ragazzi, oggi mi confermate che... Perché uno indica sempre il nord... 9 aprile 2021. Ore 17:38. Beh, scusate, ragazzi. Karim, dov'è? Poi ce lo dice, dai. Mando un messaggio adesso, vocale. Aspetta. Vai. Dai, sono due lancette, cioè. No, devo disegnare, ma tanto vuole scrivere. Non ho scritto niente. Bravo. Dovevano andare dritti insieme, ma non storti. Un attimo, un attimino di più. Tutte scuse. Ma scusami, tanto passa la palla a quello dopo, voi lo capite lo stesso, che mi frega. No, tutte scuse. No, adesso non mi potete votare, sono già stato traditore due volte. Ma già votato. Non è vero. Gianmarco. Io skipperei i disegni e voterei. Ma non è vero. Ragazzi, io volevo farvi solo un favore. Mandalo adesso. Si è avuto sos. Mandalo adesso. Tranquilla. Non so come farlo. Oh no. Ho disegnato all'inizio, poi mi sono ricordato di non saperlo fare. Facile. Ciao Karim, ci chiedevamo dove che tu senso? Fossi. In caso facci sapere. Ciao. Ciao. Ah. Oh, speriamo, ragazzi. Scusate, ma non è bellissimo. Ciao. No, dai, mi ha fatto un errore. Beh, mi piace. Allora, se non capite questo, io. Oh merda, incazzo, oh merda. Ah, oh, io merda. Già non l'ho capito. Per me sei l'impostore. Okay. Oh, ma cazzo, senti. No. Cos'è? Questo lo so cos'è. Non so come metterlo io. Così. Che carino. Microphone muted. Alcune cose cosa, però sono il sommergibile sta in aria. Quello è l'idrovolante. Potrebbe essere stata talmente precisa. Dirigibile, che sommergibile. Non potete avere dirigibile. La cosa giusta. Non mi guardate, c'ho vergogna. Era molto precisa. Tanti sospetti, esattamente come prima. Però io ho fatto cagare stavolta. Cosa è successo? Vediamo. Mi è mancato proprio il tempo di fare tutto. Tutta una scusa. Flash. Allora, a me ragazzi era difficilissimo, però ho avuto un lampo di genio e ho fatto questo. Bello. Guarda che prospettiva. Robby è bravissimo. Guarda. È un rischio tremendo. Una donna magnifica. Poteva essere e poi qualsiasi... c'è Lino. Beh, dai, si capisce. Beh, era... la qualità artistica è la stessa. Io avrei fatto è uguale. Bello. Ti prendo in giro, ma avrei fatto è bellissimo. Che carino. No. Questo è quello che dovevo scrivere io, ma purtroppo. Vabbè, ma no. Bravo. Bravo. Giustamente il binario è vuoto. No, e io. Allora, Moro, così ti sei aggiudicato davvero? Ma io no, l'ho detto, non so. Non... No, no, ma io l'ho capito. Mi sono ricordato di non saper disegnare. Ma io l'ho scale capito, io l'ho capito. Era facile. Ma perché da voi è tondo il segno? Comunque, cioè, è rosso con la M, è facile. Okay, ma okay. Scusami, Esprit, io ho scritto un'altra cosa, più o meno, però mi sembra. Io sono un bambino grande e ho la patente, quindi non so. No, è vero, è vero. Nome di merda. Molto bello. Moro, bravissimo.
Secondo me ci stava comunque tutto il Marco, perché come facevi? Sì, ci stava, Oh no, però, sono sempre più lunghi. Hanno delle scarpe, scusa. Sta diventando una slitta. Ma come? Come? No. Io ho fatto un sommergibile, cioè. Ho fatto di nuovo il sommergibile giallo della volta. Eh sì, è certo. Cioè, l'avevamo fatto l'altra volta, l'ho rifatto identico, Ma era un piedone lunghissimo. Era veramente lunghissimo. Ma ora so che è un piede, per me era un pistolone. Ma ancora la scrivania? Anche io ho fatto la cosa è la stessa di prima, sì. È di nuovo la scrivania. Oh, allora facciamo una modalità tra noi adesso. A me non è arrivata la scrivania. No, infatti. Ah, ecco perché. Lino palesemente, dai. Cioè, ragazzi, non si sta neanche provando. Ma dove fai? Ma dove è tartaruga? Allora, io disegno malissimo. Lino, siamo d'accordo che disegno malissimo, ma dov'è la gabbia delle tartarughe? Anche in acqua. Ma che in acqua c'era palesemente dell'acqua e il nero che cos'è? Un tavolo? Non ho fatto in tempo, però era Franklin. Era Croc. Ma che carino. È venuto un po' male. Gatto, mi sembrava Croc. Sì, anche dei ma il cappellino rosso è veloce. Come veloce? Ah, ok. Ecco, qui ho fatto un grande errore. Ma Lino, ho disegnato tutto per bene, non ci sta neanche provando. Io ve l'ho detto. Non ci sta nemmeno. Guarda, quindi è vero che stava dicendo sono il traditore. Non so. Hanno fatto la fine dopo il tempo. Non è vero. Mi sono impegnato. Avete Sisa anche da voi? Sì. Grazie. Bellissimo. Volevo dire veloci, muoviti. Penso sia in tutta Italia. Da noi ce n'era uno quando ero piccolo. Lino, tu vedi scritto veloce, ti viene in mente un vecchio che si lamenta alla spesa. Sì, perché no, sono io che mi lamento di lui che va piano. Ma che giro devo fare per capire la tua finestra non mi è arrivata. Molto bella, ma infatti neanche a me è arrivata. Cosa... Oh no, forse è colpa mia. Oddio, ho capito. Ti ho scritto. Chissà cosa sarà diventato. Tenda trasparente. La finestra sarà buttata via. E perché è trasparente? Perché non copre niente, scusa. No, perché è trasparente, Marco? Perché è trasparente. Ma non è vero, è grigio. Non è vero, è grigio. Vabbè, ma è perché non esiste il trasparente. Se la facevo senza colore, dicevate solo tenda. Invece così capisci che magari è trasparente. Ma scusa, se me la fai senza colore, scrivi solo tenda. Perché pensi che non ho colorato? Perché così infatti cosa ho così scritto? Magari guardate qua che questo qua ho scritto un'altra cosa. Ma bellissimo. No, la freccia non me l'ha presa, però, vabbè. Vabbè, sai, dai. Sai perché ho scritto latte di cocco? Perché pensavo volessi mettere la freccia dentro. No, era solo il cocco. Era vabbè. Però c'era la freccia. Lo so, non mi ha preso la freccetta finale. Cos'è? Vomitando. Bello. Allora, è una mandorla, ragazzi. Ha disegnato una mandorla. È effettivamente una mandorla. Ma è arrivato. Però. Voleva fare il latte di mandorla. Ah, giusto, ok. Sembra una batteria. Una lacca. Acqua quasi, di cocco. Ma perché ha fatto l'azzurro? Ci abbiamo fatto, sì. È confuso, Marco. Ma chissà chi è. Chi c'è il gatto? Vediamo un po'. Non è vero, Kurama, assolutamente no. È arrivato questo. Qui mi stavano parlando, ci ho messo un po'. Ma bellissimo! Anch'io l'ho fatto. Allora, anche io. Ma c'hai gli occhietti con la bocca, sembra. Certo, arrabbiatissimo. Ostia, l'Erican. Mi piace come colori. Ha fatto un furgone. Non sa cos'è un furgone a questo punto. Molto bello. È neanche Jimmy. No. Camion è un camion. Furgone. Vabbè, che cambia tra camion e furgone? Scusate. Che il furgone è tutto un pezzo. Il camion invece c'ha la motrice e dietro il rimorchio. Io l'ho fatto con il rimorchio, infatti. Quanto? Vabbè, bello. Adesso non è attaccato. Vabbè, no, dai, Lino. Lino non si sta neanche provando. No, assolutamente. Vabbè, io ho voluto dire per forza. Ma grazie al cazzo. Ti voto Marco. Sì, Berti. Prendo io. Votiamo tutti Marco, così tanto lo sappiamo che è lì. Ma anche voi sapevate questa cosa, ma state zitti, va. C'è quella che è arrivata da me, sicuramente sì. Sì, è terrificante. La mia è bella. Ma infatti, è la qua. Cos'è? Sì, cos'è? Sì. Ho fatto il nord-est su Boss. Sì. Io ho fatto un errore con le lancette. Le ho messe storte. Perché c'ha le lancette? Perché ma sulla sembra un orologio. No, ragazzi, utilizzo. Però sulla bussola, vedi, ovest si scrive con la W, quello l'ho scritto giusto. Ma magari è italiana. Ti ha fatto le gambe per distogliere. Bussola sveglia. Dovevo fare i piedini.
poi perché busso la sveglia te, scusami. Ma in cazzo c'è la qua, cioè... Secondo me... Pensi Marco, Pino, per favore. Sì, sì, secondo me è pure, secondo me pure Marco. Dato lui. Guarda, io ho un'idea. Certo, non era troppo complesso. Era molto bello. Questa... Non esiste una bussola con la creeremo. Oh, Moro, ma fermatevi. Arrivo, Mi raggiungo adesso. Quanto avanti? Ma non dovevamo fare l'altra modalità? Ma sono io, tre era Marco, era. È Marco perché ha fatto tutto. Se volete facciamo un'altra modalità o già la stanza aperta? No, vabbè, finiamo una. Va bene, va bene. Al vostro divertimento, anche perché Bellino e Gatto non hanno mai provato quella segreta, secondo me. Oh no, quella segreta no. No, ragazzi. È bella questa segreta comunque. Non ho visto chi sono. Oddio. Ma com'è possibile che non vedete? Non vi scompare? Ok, ok. Me lo vedo io. Ma quindi sono... più o meno. Ragazzi, vi sembra ambiguo questo? Molto. Per capire. Come? Ha intuito. Avrò con il bagnato. Eccolo. Oh no, che errore. Che sta facendo? E dai, eccolo. Microphone muted. Magari la prendono per catena. Potrebbe sembrare una catena. Se avessi avuto più tempo avrei fatto i genitori di Bruce Wayne. Avrei fatto i genitori di Bruce Wayne. Poi easter egg. No, ma com'è possibile, porca di una puta. Ehi, queste parole. Allora ragazzi, questa maleducazione da voi non me l'aspetto mica. Porca palettina, porca. Bravo. No. Non sono fatta, naturalmente. È molto ambiguo. Ma era ancora meno di prima. Beh, il tempo. Questo è quello. Oh no, che cos'è questo coso? Chiaro. Io... Ho sbagliato. Oste miseria. No. Oh no, ma è visione. Di nuovo visione, raga. No, non è possibile. Di nuovo visione? Oh, non mi rubate i meriti, Ok, sono bravo. Ma... Hai dei dubbi? Non lo so. Ehi, hey Marco, stai iniziando a dubitare anche no, tu? No, no, no. Ecco. Assolutamente, non mi permetterei mai. E Bibi? E Bibi? E Bibi? Rap futuristico. Abi. Oh no, che errore. Ecco lì. Ok, ho capito quando Moro diceva che iniziava a fare una cosa e poi non riusciva perché si scordava di come fare. Ho capito perché. Era due round fa quello. No, no, ho capito perché adesso sto provando la stessa cosa. Ah, vedi. Ragazzi, sto cercando di impegnarmi, ma il tempo è tiranno. Ehi, è proprio vero. Microphone muted. Porca paletta, allora, porca. Lo disegno troppo bene, è vero. Paura, però potrebbe sembrare una TV. Cose. Potrebbe sembrare una TV. Sto disegnando troppo bene, lo so. Devo confonderli. Però potremmo vincere comunque. Oh, non ho finito. Cioè... Sapevo come fare. Orsetto al posto di peluche. Non mi sono complicate. Ma non saprei, Roby. Ragazzi, ho fatto del mio meglio, giuro. Giuro. Ho sbagliato le lettere. Ho paura. Ok. Bello, mi piace. Qui non è che possa fare chissà cosa, cioè... Si fa così. Sono veramente il migliore. Confermo. Anch'io. Ah, che bellezza che... Non ho molte possibilità. Beh, cos'era? Cari, mi ha mandato cos'era quel suono? Oh, no. Era lui, quindi. Tra l'altro mi dicono in chat che non ha internet perché gli hanno mangiato, il gatto gli ha mangiato i cavi. Sarà davvero molto felice di questa giornata. Che è tipo quando non fai i compiti e il cane ti ha mangiato i compiti. Lino, cosa ne pensi di questo palesemente scusa per non venire a giocare con te? Infatti. Karim ha detto che non ce la fa perché deve fare un sacco di cose. Ha detto di chiederti scusa tanto. Non lo so, Cioè, per me può essere una scacchiera, dai, ci può stare. Ok, ragazzi, adesso posso dirlo. Non ce la fa. Perché ho visto che faccio le pedine da dama, è troppo. Perché non sapevo che risposta darvi. No, non ci può stare. Non posso fare una scacchiera. Zio.
Come? Non posso fare gli scacchi perché è troppo. Lo lascio così, se me ci può stare. No, è un mix. Sono abbastanza mediocre. Ci può stare. No. Ci può stare. Ma cazzo. Sono stata bravissima. Cosa cazzo? Che cos'è? Non lo so. Io lo so invece. È gatto. Io ho no, Poggi, ho cercato su internet. Quasi certa cosa. Questo qua è scritto lì, non sicuro. Perché non me l'ha preso? Hai scritto conosci troppo bene. Hai scritto sotto. Ma è vero. Carino. Ho sbagliato a scrivere. Vai, dire tu, sono veramente bravo. Eh sì. Dai, sì. Sconoscimi. Eccoti. No, ma perché non le faccio semplici le cose? E che cazzo? Per complicarti la vita, Moro. Ma veramente, sono un scemo. Un scemo. È subito Esprit insulta. Scusa, Marco. Subito. La farò non mai, può distrarsi un attimo che... Disegna, io, Marco, ragazzi, questa. vi giuro, capolavoro... No, ma... Cioè, questa è molto di Twitch. Quella che sto facendo adesso è una bomba. Io vorrei come moto di Twitch, allora... Ho sempre voluto il sole di Marco come moto di Twitch. È bello! Ti ricorda me così? Sì, no, allora, ogni tanto non è che dico, posso ma mettere me una freccia a qualcosa. Ok, non posso indicare la cacca, non posso indicare... Ho detto che te lo regalo. No, non ho fatto in tempo. Cos'è? Grazie al cazzo, oserei dire. Questo è perfetto. Credo. Bellissimo, la voglio veramente. Ma perché allora è talmente simbolico che tra l'altro non avevi neanche usato il secchiello, mi pare. Era proprio solo il contorno, questa frusta. Ragazzi, io ti ho già detto che te lo dono. Abbiamo fatto. Lo metto su Better Than Free. Adesso per stare più veloce, esatto, perché? Bravo. Perché sei bravissimo. Infatti non ho disegnato mai niente di giusto, io probabilmente. Quindi sei sospettissimo, ma stai cercando di attirare l'attenzione su di te. Stavolta non dubiterete mai di me. Mai. La sveglia coi piedi, guarda, la bustola coi piedi. Sei sicuro che non stai buttando la dice che ci sono troppi disegni belli, esatto, Joseph. Gli sgacchi. Ma come hai fatto a farlo in tempo? Scusa. Ma guarda, pure con le personcine arrabbiate che si guardano. Era così semplice, bastava solo fare meno scacchi, in effetti, non ci ho pensato. Le hai voluti fare tutti? Come ha fatto anche lui? Vabbè, l'Erican, un po' di desolazione. Scacchiera, comunque. Cioè, scusate. Ma come avete fatto? Ma è tutta storta. Allora, io ho usato la mia tecnica. Cioè, ragazzi, io l'ho fatto con i cubetti. Cos'è strutturato? Strutturato. Madonna santa! Che cos'è? Non ho fatto in tempo, non ho fatto. Una piccola volentina. Pixel art. Ma non ci ho pensato veramente. Ma che schifo. Moro. Ragazzi, la reaction completa di Falcon Winter Soldier esce stasera sul tardi, perché sono stati problemi, quindi non so. Appena esce, si aggiorna il link nella descrizione. Non sto. E io l'ho fatto in modo complesso. Ma io infatti non ho scritto solo quello. Che cosa? Io ho fatto un qualcosa di un po' più... Meno male. Meno male. Ma era così facile? Ah, bello. Sì. Ma che bello. Io non lo saprei fare. Io... Tocca a me, ecco. Mamma mia, Jimmy. No. Mamma dai, mia. Ragazzi, cioè, ho fatto tutto, dai. Ma che intestino hai, Jimmy? È bello, però, è vero. Poteva essere qualsiasi cosa per la mia mente, quella cosa lì, però... cioè, gestione è giusto, comunque. Anche... Ok. Madonna, io non so come dire niente. E io ho fatto Marco così, è stato bravissimo. Bello. Oh no, bello. No, fatemi. Marco, sbagliate invece. Oh, scusatemi. Molto bello. Adesso ridubiterete di me. A me ragazzi, è arrivata una cosa. Ho fatto dei gettoni. Come faceva a farlo? Zuppa di dadi e bulloni. A me è arrivato questo. Io che dovevo capire. Io non so se mi ha preso quello che ho scritto. Valerica, io ho scritto. Volevo scrivere noce di cocco. Che ne so che cos'è. Cioè, noce. Non, ma ho capito. Ma come, che cos'è? Come fai a capirlo? Certo, non una noce. Ma di qualsiasi cocca. Cosa. Cioè, erano dei bulloni. Bulloni. In una zuppa. Resta sulla colpa in questo momento, comunque, è quella prescindere. Oh, non mi è arrivato Giove, di sicuro. Giove, scusate. Ma come Giove? Questo non è Giove, ragazzi, però. No, questo è Saturno! Ma infatti ho fatto Saturno. Io ho scritto Saturno, è ovvio!
Io ho fatto Saturno. Ah, e vabbè, io ho fatto. Si stava. Non dovevi mettere. Fatto la terra, non dovevi mettere gli anelli. No, volevo fare l'universo e poi mettevo i satelliti. Non ho fatto in tempo. Non è una palla di cacca quella. Quello è Urano, Robby. No, ma vabbè, ma c'ha gli anelli, va bene, dai. Va bene, Urano è verde. Perché devi fare il sole, la terra e tutto il resto? Che l'ho visto. Uranus. Uranus. Vabbè, dai. Manca da mamma. Criceto. Allora, a me no, io non ho mai visto. Cos'è Antaro? È Antaro, che carino. Piccettino. Cos'è Piccettino? Che cos'è un Piccettino? Questo è Piccettino. Cos'è? Gatto, chi è giuro, Piccettino? È Piccettino. Ma io ho scritto Orsetto. Gatto? No, è Piccettino. Che cos'è Piccettino? Non lo sento, da via? Sì, si è offeso. Come? Non so, gatto? Gatto? Ah, ero mutato, scusate. Ma come eri mutato? Ho parlato quando? Fino adesso, maleducati. Certo. Che comunque, carino! Era, se cercate Piccettino, è palesemente quello che stava disegnando Morelli. Ho capito, ma stavo così. Ma io fai una clip di questo, che tocca ricordarselo. Figa, se, no, tuo mai. Era molto più simile a quello di Moro, che non sapeva che cos'era. Cerco Puccettino, ci sono libri di favole vecchissimi. Finché scrivi sbagliato, per forza. Cos'è, ho capito, finché ti muti invece di parlare, gatto. Vero di quello. Dai, con io avrei voluto fare addirittura la scena di Batman con i genitori, però... Ma tu disegni molto meglio di così. Io pensavo non avessi fatto tempo a scrivere. Cosa? Disegnare, allora, diventa sospetto qua, gatto. Allora, gatto è sospetto. Ve la spiego. Pensavo fossero dei sassi. I sassi intorno al falò. Esatto. Sì, certo, sì, ma sì, se sì. Io devo disegnare un falò, mi metto a disegnare 6.000 sassi. Beh, ma fai il falò. La scacchiera è fatto così. Ma non lo sapevi ancora. Fuoco da campeggio. Ok. È arrivato qualcosa. Va bene, va bene. Anche se non era un fuoco, ma una collana, ma comunque. In effetti. Sì, ho capito, ma quello che ha fatto Moro mi veniva la collana, quella di aglio. Però mi sembrava un po' una merda. Allora, come ragazzi, è tutto il gioco attuale. Dipende questo come va, non lo so. Però dai, si è capito, dai. Come un autobus lì. No, io l'ho fatto male, ammetto di averlo fatto male. È la spina. No, non lo so, so che non l'ho fatto bene, però si dovrebbe è molto capire. Carino. Anche nel senso, sì, ma no, però almeno non sono sospetto, non so se possa essere una tattica giusta, dobbiamo capire. Ma non si mette l'uovo nel microonde. In mia difesa, prima di disegnare il microonde, ero a pisciare e sono arrivato con la metà del tempo. Comunque è più bello da dire. È per quello che ero mutato. Vado in bagno, pensavo che ci fosse il falò. Ero mutato. Potevi andare in bagno senza problemi, però secondo me sei sospetto. Vabbè, non me ne so che un cazzo, sai. Ma che senso del gioco che ti importi? È arrabbiatissimo. Comunque, non che Jaycaz comunque ha fatto tutto lì. Perché c'è la tartaruga in micro. Ma ragazzi, allora, io ho aggiunto un particolare, ma faccio non pochi punti se non svio. Vabbè. Di chi era colpo se l'ha aggiunto te? Vabbè. Come? E rimango in vita. No, è difficile sviare, cioè. Perché l'hai fatto nero? E vabbè, quindi? Va bene, ma mica arriva caffè, fino lì il perché caffè. L'hai fatto nero? Anch'io. Ma io manco l'ho visto che fosse nero. Vabbè, quindi il problema dov'era? Io ho scritto caffè nero, poi pensate vabbè, che sono quindi... io il cattivo, vi mando fuori strada, ma era un caffè? Ma il caffè nero è semplicemente che il caffè c'è, la coda di paglia. No, ma l'ha fatto nero, letteralmente nero. Allora, vabbè, io quindi porta fuori, svia. Jimmy, gatto e Marco. Bravi, io non c'entro, non ho fatto niente. Io sicuramente non sono. Ho fatto il riso, 500 allora modi credo, diversi gatto. Anche io. Vabbè, se non scommettiamo 1 milione di euro. Sì. Vai, non sono io. Vai. Ti ho votato Marco. Io gatto. Chi voto? Io gatto. Ho votato Jimmy. Io voto come lui? Non lo so. Perché ancora Marco mutato. Mi sembra veramente contro la le probabilità. Non sta parlando. No, è perché io sto parlando con la chat. Era mutata, te, sto cazzo. Era mutata, pisciare, scusami. È il momento di... Ma che per caso mi volete votare? Sì. Cambio voto, tutto sono Robby. Tutto va bene. No, non si può cambiare il voto. Si può cambiare il gatto, gatto. Avete visto? Sì! Oh no! Avete visto che figura? Bravi. Cazzo, io ho votato Moro, quindi... Ma come me? Veramente te ho votato. Ma io ho votato gatto. Però mi sembra... Guardati, mi sembravi sospetto, guarda, 3 voti. Ma va che scemi, 3 a 3. Io intanto ci ho preso, merda. Che 3 culo. 3, cazzo. Ma anch'io ci ho preso. Ma io sono quasi ultimo. E dai. No. Che culo. Cioè, hai preso punti, Jimmy, solo perché te pari merito. Sì, esatto.
che palle. Adesso seguirò la chat. Sì, no, adesso mi devono dare tutti 1 milione di euro. Io sono a posto, vado Ciao, via, Dino. Non devo più streamare. Ma non ci ho votato. Beh, mica male. Hai voglia di fare sta roba? No, perché cioè, non c'è un sono ricco. Anch'io ho votato. Bello. Poi cambio modalità perché adesso mi danno il gambo. Sono 6 round che lo dici. Chi ti crede più? Ma perché? Ma volete che cambi modalità? No, non vedo l'ora io. Allora ti faccio un'altra stanza. Ma non è male questa. No, no, è carina. Mi piace come fare stanza. Anche quella normale voglio fare. Va bene. Non so come farlo. Tanto in realtà sono solo le 6, quindi possiamo andare avanti un'altra oretta e poi basta. Sì. Io mi sa che devo andare via un pelo prima. Ho sbagliato. Sì, vabbè, anche io. Dove dovete andare? Sì, anche io. Dove dovete andare? Io vado in discoteca. No, io c'ho la fine di montare. Andiamo insieme in discoteca. No, io non voglio essere qui, Robby. Ma sei sincero? Non è vero. Non vorrei andare da papà. È Esprit! Lino, tu invece? Come? Ero distratto, solo mentre che succede? Io non so farlo, questo coso. No, beh, io alle 6:30 devo andare. No, va bene, va bene. Che roba, mi piace. No, io alle... Ciao! No! Ah, no, vabbè. Vediamo. 4:30, 6:30, era scritto. Detto, ti amo, hai detto. Sì. E allora? Ma tra... Ma che schifo, ragazzi! No, ma io non ho visto chi ero. Cosa cazzo è difficile? Più impostore ora che prima. Ma perché comunque ovviamente la cosa dell'impostore, ragazzi, dipende molto dal tipo di terra adesso, non lo so. Cioè, tipo se qua capita la ciotola, che cosa ma fare, quella ride, perché ridi? Perché ridi, Rob? Eh? Guarda te. Come che schifo. Oh no, le cose no, si ripetono. Questo ma ha fatto. Sì, penso che sia ancora in beta, quindi le cose non sono è vero po- sì. mai. Madonna. Non lo so fare. Ci che animale incredibile. Oh, non... No, Lino, stai disegnando me. Com'è? No, che dici? Allora, io mi impegno più che posso, ma mi vi giuro che non amici. Lo so fare. Vabbè, vedo tenete così, mi piace. Io non lo so fare, mi sto impegnando con tutto il mio cuore, ma non, proprio non lo so fare. Io credo in te. Sì! Salute. Madonna, allora, non vorrei sbagliarmi, esatto. Ma credo... Che qualcuno abbia starnutito. Non so, sì, ho avuto questa sensazione. Sicura, so, delle volte sbatti male la porta, fai delle cose. Lo starnuto era talmente potente che ho debellato il COVID. Madonna. Wow. In un colpo solo. Hai debellato il COVID, il COVID. Come i vecchi, proprio senza denti. Ecco qui. Ah, c'ho anche delle ombre. Guardatevi il mio disegno, eh. Va bene. Bravo Lino, basta fare sfascismi. No, non si dice. Come? Non so cosa vuol dire. Vuol dire seme maschile in appunto. Ah sì? Oh no. Cazzo è? Canto lirico. La reaction completa, ragazzi, arriva più tardi. Appena arriva allora, la trovate su YouTube. Purtroppo ci sono stati dei problemi. Voglio... Però oggi arriva. Trovate il link poi su YouTube che vi compare. Quando becchi io Lino all'Erican puoi schippare. Oh no, cosa? Ma le cose si ripetono. Allora, secondo me questa frase l'ha scritta gatto comunque, però vediamo. Puccettino. Ma come? Ma non è vero. Se siete ignoranti, Puccettino, gatto, lo conosci tu? Io conosco Piccettino. Infatti Ortolani è uno sconosciuto, poverino. Ma Ortolani avrà fatto altre cose più famose. Più famose di Ratman, dimmi le 3. No, adesso non mi viene. gatto, non mi viene. Sasamen. È vero, lo conosco pure io. Sì, certo. Posamen, mi pare c'era anche. Posamen. La... Guarda, c'è qualcuno che sta spruzzando dello spray? Scusate, mi sono io. Io non l'ho sentito. Sto sfumando. È una modalità nuova in anteprima che abbiamo Capperi. E è tipo Among Us, e non l'hanno messo dentro lo stesso pacco perché sto aspettando la vaporiera a vapore cottura lenta. Ah, puoi svapare anche tu, quindi. No. No, con quella io ci cucino i cibi mentre sono fare le live, lascia fare. Immagino già come va a finire. Sì. Che metto dentro e accendo. Non ho finito, non ho finito niente. Sì, quello che non è finito è questa, cioè mi è capitato a me. Forse ti è arrivato il mio, Esprit, non lo so. Gatto, io completerò via scritta quello che tu hai fatto, sono sicuro che sia così. Grazie. Sono convinto. Esatto. Io sono convinto che tu ce la possa fare. Che ce l'ho fatta, fidati. No, no, di nuovo.
Bobby, mi dispiace, fai schifo. Cioè, volevo dire... Ho sbagliato io. Giuro che questa è una ruota, quando la vedrete, ma non la capirete mai. Ok. Oh. Porca bestia. Ho sbagliato, ma perché mi è confuso il disegno. Dopo capirete che... Facile. Dopo capirete tutti il perché. Cioè... Ho capito, è Marco di merda, mica io adesso. Ma dipende. Allora, scusa, io ho avuto una frase brutta e quindi ho disegnato. Pro player. La modalità questa qua, ragazzi, uscirà tra qualche giorno. Ma poi li vedi e mi dici se sei in grado di disegnare anche te. Ma domandina, se lo sapete, quando esce al pubblico questa modalità, si sa? Non lo so, perché l'hanno presentata ieri su Twitch Gaming. E adesso ho sbagliato. Non lo so. Ho capito. Prossimamente. Allora, se tu hai tipo, io ho l'accesso e posso invitare chi voglio. No, in realtà chiunque abbia Twitch lo può fare, qualunque streamer. C'era l'avviso scritto quando ho cercato di entrare senza l'invito. Ma che cosa? Cosa? Io non so cos'è questa cosa. Quindi se hai Twitch puoi partecipare alla beta? Non ho idea. Magari devi avere la partner, tipo. Cioè, mi faceva loggare su Twitch, poi non l'ho fatto perché non l'ho fatto. Ma io ho capito questa cosa qua perché è abbastanza facile, però comunque. Io non lo so chi è questo, non ho scritto. Okay. Gatto, ti è capitato il mio disegno. Gatto. Tua, gatto. Tanto era l'ultimo, non è un problema. Teoricamente le clip, ragazzi, dovrebbero essere abilitate solo per i sub. Però vedo che molto spesso in verità ci riuscite anche non sub. Quindi non fa parte di problema. Palesemente la Roby. No, non è vero. Ah, no, l'ho fatto. Non è vero. Vediamo un po'. È stata anche molto brava. Ok, questo è la stessa identica cosa di prima. È arrivato. 30 secondi ci ho messo. Ecco qua. Stucco. Ma voi siete bravissimi. Ma è il floppy più brutto che abbiamo incontrato oggi. Ma devi fare il cerchietto. Ma guarda che bello, Doom. Bello. Oh mio Dio. Bisogno, gatto. Gatto ha fatto vedere cosa non ha fatto prima la Robby. Guarda, l'ha fatto notare. No, guarda, c'è anche questo. Vabbè, però. Meno male che ho capito lo stesso. Guarda. Di nuovo la lavatrice. Mi fate sentire veramente vecchio. Ma la lavatrice l'avevo fatta io prima. Tutti senza l'angolino sfalsato comunque lo fanno. Sì. Perché erano tutti così. Io non me lo ricordo più. Tutti dei ragazzini, Morelli. Veramente. È molto più facile. Certo, molto più facile. Ma perché voi gli davano dei floppy vostri? Cioè, io non so se avevo il computer con il floppy. Io sì. Per forza avevi un anno. E spesso io sono tutto un anno. Io li usavo i floppy, me lo ricordo. Ma avevi due anni. Li usavo. Ma per cosa? Ma per pareggiare sotto i bicchieri? Sì, come sotto i bicchieri. Per pareggiare i tavoli? Ma che aspetto poi io che ho fatto giù? Noi a scuola usavamo il floppy. Oh no, Moro. Io a casa non avevo il PC, quindi... Sì! Cosa? Allora, però, ragazzi, guardate come sono stato bravo. Gatto non avrà capito un cacchio. No. Guardate quanto sono stato bravo, però. Ma che cos'è? Mariottide! Io non ho scritto. Questo è quello che dicevo prima, che non sapevo che. Boh, non so. Ma anche se sapessi, non saprei. Non so. Io ho sbagliato un sacco. Anche se avessi letto Mariottide, mi sarei fermato. Ragazzi, ma mica i floppy sono così vecchi. Cioè, ci avranno 15 anni che sono spariti, diciamo. Però, sì. Io ci ho provato. Ma così da tempo io uso proprio non mi ricordo. Perché me l'hai chiesto? No, dovevi dire qua non so. È riferito al problema. Vabbè, delle ruote di prima. Ecco con la carta. Bello, giusto. Io volevo fare la Befana. No, io ho sbagliato tutto. Io ho fatto il fuoco con i garrofi. Io prima ho fatto il fuoco. Vabbè, si capisce di entrambi i modi. Dei missilini. Sì. Bravissimi, volevo ragazzi. Volevo scrivere Luca Carboni. Oh no. Ma che? Questo è solo il carbone. Rosta con il carbone. Lino, io non padella con problemi. E di nuovo lui, Dai, Lino, non è possibile. Oh, no. Ha rifatto la lavatrice, ha rifatto le peccate. E di nuovo lui. Non mi è arrivata la firma. Ah. Ok, questo è bello, però. Allora io questo ho quello entrambe, che ragazzi. In teoria Jimmy mi ha completato. Okay, io ho capito quello che tu volevi fare, penso, due. Gatto, però. Adesso vediamo. Ho fatto un duello, Marco, fatto. Ma perché non sapevo cosa intendeva. Sì, gatto, ti ho preso. A posto. Ti ho preso. Mi è finito il tempo, però guarda qualche lavoretto che stavo facendo. Guardate quella lineetta, io cosa ho capito. È giusto che dai. Quello è un pistolero. Chiaramente bella la pistola. Poi c'è Moro che fa queste banane, questi boomerang con grilletto. Mi fai un po' tua.
Ma io ho scritto duello o scherma, non sapevo qual era dei due, ho scritto due. La modalità, ragazzi, praticamente è una modalità in anteprima che arriverà non so bene quando al pubblico, è Among Us unito a Gartic Phone. No, ragazzi, praticamente c'è un impostore che deve cercare di sviare gli altri. C'è un impostore che deve cercare di sviare gli altri e gli altri che invece devono capire che è l'impostore. È Among Us su Gartic Phone. No, raga, io non ho capito. Ma sì, no. E beh, ma sì, no. Io ho fatto, dai, guarda, guarda, guarda che colori usa. Ma perché l'Erica ha fatto tutti i pixel art? Io non ho è più veloce. E ora? Tanto Jimmy ha fatto un Carrara Master, effettivamente. E beh, cioè, è corretto. È vero, è giusto. Non lo so, mi sembra. Bravi, bravi. Devo fare io. Sospetta, sospetta, eh. Abbastanza. Sì, sì, è molto sospetta. Meno sospetto di me. Stiamo capendo solo i disegni. Allora, io non so, io non so. Allora, io non so se questo si possa capire, ragazzi, però non sapevo come farlo. Guarda che l'ho fatto. Che culo! Ma l'hai capito perché solo perché ci ho messo il rosso, vero? Eh sì. Sì, sì, sì. Allora, Lida, cos'è questa cosa qua? Pensavo fosse questi mostri. Perché una gamba alzata per pisciare? È la coda. Vedete, è un cavallino toro. No, guarda, infatti io non sapevo che fosse il bue. Ma come mucca incazzata? Quello lì era palese. Ma gatto bellissimo. Arrabbiatissima. Bravi, la bavetta marrone. Ma di là. Capito. Allora, Lino anche, è sicuramente anche l'Erica ne è un po' sospetta. Io anche giuro che sono la persona più qua io non sapevo cosa fare perché se mettevo dell'insalata no, dentro. No, Carlo, no, al momento non stiamo facendo. Esatto, no, è vero, con la chat bene. Purtroppo. Bene, a posto. Bello. Il mio l'ho fatto. Non è arrivata, con quello che ho successo del suo. Ma a me non è arrivata proprio questa cosa. Perché mi ha dato sospetto? Sì. Vabbè, è un piatto fondo grigio, non è che ho sbagliato. È molto bello, molto meno bello. Meno male che ero l'ultimo, mamma che figura. Hai disegnato troppe robe. No, ho scritto. Avevo tempo, avevo. Hai scritto sotto la roba, incredibile. È quello che ti confonde, sì, okay. Infatti, Esperito, devi fare un piatto. Leggete. Un riccio che dorme. No, dai, cioè, qua stiamo esagerando. Ma sembrava un... No, che fa sei indifendibile. No, ma non può no, essere di nuovo lì, non dovrebbe esserci più. No, no. Cazzo, la legge è quello, ma no, no. Bello. Ma non può essere l'Erica, no, l'ha fatto molto allora, bene. Se tu hai visto il mio disegno, ho non era sbagliato, Marco, io. Come? A me è arrivata un'altra cosa, no, ragazzi. Io stavo scrivendo e non scrivo tutto intero, quindi detto solo un pezzo è arrivato poi. Guarda che no. Deficiente, guarda che deficiente. No. Cazzo, questo Marco, ma come studioso di quaderni scrivere e mi sono fermato la metà che scrivevo. Anziano. Mentre scrivevo allora, è vabbè. Lino, però scusami, dai, studioso no, di quaderni. Perché studiava? Lino, è lo studioso di quaderni, allora, non so più cosa fare. Qualcuno sta dissimulando da Dio, cioè veramente. Amici, non sono io, lo giuro. Chi può essere allora? Ma non ci credere. Io ho votato. Non sono io, sono una brava persona. Sniff sniff. I disegni di Marco vanno tutti sul frigo. Ma perché? Io ho messo quello di Lino qua in streaming fisso adesso. L'ho votato giusto. L'ho votato giusto. Come? Non pigliski, ma cazzo facevo a fare un po' un è sempre colpa di Lino comunque. Io esprit, guarda solo io ti ho votato esprit, ti capisco troppo bene. It's been esprit all along. Sono comunque primo, esatto. Quindi abbassa la cresta. Raga, io non avevo detto che aspetta è bravissimo da Mongas. Ve l'avevo detto. Grazie, ma è bravissimo, l'ho sgamato subito. Ma non è che mi conoscete bene io. Porca vacca, cambia... best impostore ever. Capito, lì è un cretino. Ho vinto io. Non capite la mia arte. Hai vinto dopo le prime due partite. Ho vinto io, quindi possiamo cambiare gioco. Ormai è inutile, giusto, andare avanti per potermi superare. Ha bisogno di rientrare? Sì, è un'altra stanza, perché questa è un'altra cosa. Però l'ho già preparata, sì. Io arrivo tra un secondo. Va bene. Non fidatevi di Esprit. Ragazzi, faccio due linee di pipì, se possibile. Vabbè, sono due linee. Il problema più che altro è che hanno fatto le sintetiche parole prima. C'era carbone che era uguale a prima e anche floppy disk. Quindi non sapevo come piarvi da carbone. C'era già stato. Ma hai preso tantissimi punti. Quindi sì, hai rovinato un bel po' di giochi. Perché e quindi... che... No, Moro l'ha buttato forse. Ti ho votato solo... Come hai fatto a capirlo, scusami? Dall'ultimo era palese che era lui.
dal, oddio, dal l'ultimo bue, quello, sì, l'ho già dimenticato. Cos'era? Dal alla bue, signora, sì, anziano. No, dalla signora anziana. Ah. In realtà non ho fatto apposta mai quello, perché non so come scrivere, ho scritto a caso, tipo... Allora, aspetta che voglio mettere un filtro su... Ho messo il disegno di Lino in grande, adesso voglio opacizzarlo un pochettino. Comunque è carina come modalità, questa qua dell'impostore. Però resta però questa cosa. Però è un po' complessa, diciamo. Cioè, ma Robby, cosa sto vedendo? Cosa stai facendo? Che schifo, Robby. Ho messo Lino così, questa una presenza. Ho messo un santino. Il toro di Lino che avevamo fatto prima, il, sì, toro, l'ha messo come, sì, sfondo dello stream praticamente. L'ha messo decisamente, lo... sì. E quale facciamo tra le modalità? Normale o... Non lo so, perché volevo... allora... Il segreto sarebbe divertente. Secondo me è replica. Il segreto è divertente. Secondo me replica è bella anche. No, replica, allora, replica è quando passi da 1080 a 240, in realtà. Vero, esatto. Sì. Quello è replica, un bel riassunto. Segreto invece? Allora, a me piace sempre quella che non vediamo niente di quella che mi piace di più è sempre la prima. Eccomi, cioè qua, quella normale. Ok, però... dove arrivo? L'ultimo link. Cos'è segreto poi? Non lo so, la segretezza è difficile, sì, ragazzi. È quello dove quando disegniamo, esattamente, no? Esattamente. Ma Chicky Vesper, Jimmy Moro, gatto. È piccolissimo. Sì. Torno subito io. Comunque, nel Guernica Picasso c'è un toro uguale a quello di Lino. Vabbè, sì. Allora, plus l'attività, scrittura, disegno. Chi è? Eccomi, Mario? Qua. Ah, Lino, sicuramente. turni tutte. Penso di non dover personalizzare. Volevo personalizzare l'album, che do io il ritmo, però non so se quello è dopo. Fare. No, quello è dopo. Sì, sì, alla fine. Perché l'impostore non me lo faceva fare, forse non... O magari perché è la beta. Non è più la beta. No, dico, magari non è la beta. Cioè, in impostore. Sì, sì, sì. Poi, ragazzi, metto il link in chat e facciamo una modalità per chi vuole rimanere. Io volevo andare fino alle 7 e poi chiudere, perché effettivamente facciamo 2 ore e mezza di live, che sono tante comunque. Volevo provare, per chi voleva rimanere, a mettere il link in chat, perché prova con 15 o più giocatori. E che manca intanto. E volevo vedere con 30 quello giocatori scemo cosa di succedeva. Con 30 giocatori tipo non finirai mai alle 7, lo sai. Però quello scemo di Marco. Prova, eccomi. No, pensavo a una volta. Dubito. E dai. Allora niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, replica, sandwich, segreto o normale? Secondo voi? Io direi normale. Normale? Che usciranno belle così. Volete, vuol dire che potete chiedere di fare qualsiasi cosa? Dai, proviamo. Vale, normale. Facciamo normale. Allora, pensate bene. Oh no, adesso... Siete pazzi nel bagno? Come? Sprint è vero? Oh no! Vabbè, siamo partiti adesso. Che cos'è? Non so cosa c'è il gioco. È normale, normale. Io devi scrivere una questa cosa qua, ragazzi, già l'ho fatta. L'ho già chiesta, secondo voi, una volta, e non so perché. Io forse l'ho chiesta nella maratona 24 ore del compleanno. Ma questo neanche io, gatto, però immaginavo. Non lo so. Senti come succhia, però lì. Senti che vuoi fare di no. Non è capace. Ma senti come succhia. Non me lo ricordo, qualcun altro che se lo ricorda? Muore prima. Sì. Dai, non è vero. Oh no, ho perso la pagina di Galtic Phone, non so dove l'ho messa. Non so perché, è un'idea che ho in mente. Dolino, ecco. Ma come? Ma come? Ma come? Ma abbiamo detto tutti la stessa cosa. Pazzesco, sarà la mascina della setesca. Guarda che prospettive, ragazzi. Io faccio un capolavoro adesso, ragazzi. Ok. No! Allora... Papà lo smambo, piripipipi. Eccolo. Come? Avevo disegnato una cosa che non si può far vedere per sbaglio, però. No! Aia. Era un cazzo. Sono tante cose me. Che non si può... Sì, anche secondo me era un cazzo. Leno, io ti ricordo comunque che si vede quello che disegni, anche se poi lo cancelli. Ah! Cos'era? Lo scopriremo. Io non so, ragazzi, però non so fa. Mi dispiace. Dai. Oh no. Oh no. Lino che suda. Ma era tanto volgare? No. Ah, allora va bene, tranquillo. Tante quante volte l'ho disegnato io in sto gioco. Per me era un cazzo. Anche secondo me. Sono d'accordo, gatto.
così. Sto per piangere, no, dalla vergogna, quello... ragazzi, ve lo dico. Ah, ma io ho disegnato veloce perché pensavo fosse... No, invece c'è una marea di tempo. E infatti qui abbiamo più tempo. Ma abbiamo 10 minuti. Ma ho scoperto... Ce la facciamo? Con la gomma. Minchia? Potete anche cancellare il logo di Gartic Phone sullo sfondo. Ah, ma poi sì. non compare alla fine. Ma dimmi, cosa mi stai dicendo? Io non lo sapevo. Eppure l'ho scoperto adesso a caso. Ma è una cosa importantissima da sapere questa. Sì. Non lo sapevo mica, né? De Perigno, grazie mille per il Prime. Benvenuto nella ruota spaziale, grazie. Il sole. Perché è proprio un'idea di merda lasciare il logo sotto, scusa. Sì, in effetti sì. No, così lasciamo. No, no. Che schifo, no. No. Non so. Cosa cazzo? Che cos'è? Qui non c'è nessun impostore, purtroppo siamo solo deficienti. Esatto. Io non mi ero minimamente resa conto che potrebbe essere un problema. Scrivi Swigo al posto sul tubetto. Era carino Swigo, è vero. Sono sus? Non c'è uno shuttle, è un uccello che fa una cacchetta. Dai ragazzi, ci sta. Cioè, siete folli. Voi siete completamente pazzi. Ah, comunque, ma c'è lo voglio. Il toro, scusatemi. Prossima settimana lo facciamo noi ragazzi, va bene. Lo facciamo con i sub su Discord. Occhiolino. Come scusa? Come? Che cos'è questo? Bellissimo. È deficiente? Adesso dice il mio nome, guarda, aspetta un attimo. Chi è deficiente? Marco? Al sicuro? No, io, è Spritz. E tu la sapevo. Sì. Io. Cazzo, disegni però qua. Guarda che dolce. Vabbè, ma guarda come si fa questo? Bisogna disegnare questa cosa, cazzo. Come? Allora, no, dico, sono bravissima a disegnare questa cosa, no. Hai ragione, Marco. Come? Sì, però non si dice. Come si fa questa cosa? Io non so fare le cose. Come sempre, Spritz. È la tua vita. Devi stare tranquillo e zitto. Ma stasera su Overcooked cosa succede esattamente? Ho detto che vado tante di quelle bombe. Ti divertimo. Ma dove ci giocate? Col computer. Ah, bello. Vabbè. Anche io ce n'ho uno. Dai, anch'io. Giochiamo. Non ti credo, Moro. Mandami una foto se non ti credo. No. Allora non è vero. L'Holy Data. L'Holy Shield. Come faccio io? L'Holy Shit. No, qualcosa di particolare. Con le mani sbucci. Spritman. No. No. Marco, ti no, non l'ho detto poco, io, l'ho detto Moro. Abbiamo la stessa voce, lo sanno tutti. È vero. Ci confondono sempre, sì. Ma non è vero, ma che cosa comprate voi? Qui c'è della genialità. Non lo so, Jimmy, ne parliamo dopo. No, fidati, è stata bene, una... Bene. Non so chi l'abbia scritta come cosa, proprio... Microphone muted. È veramente ambiguo, però ma dovrebbe essere fattibile. Senti, Robby sta litigando con la chat. Non sta disegnando. Sì, ma zitti, basta. Non è vero. No, insultano i tuoi disegni bruttissimi. Bravi. Moro, non ti bravi. Permettere. No, non scusa. Ti permettere. Aizzali. Ma sì. Cosa è successo? Aizzali. Ma questa è quella che a mano a mano. A mano a mano il tempo allora, diminuisce? O no? No. Questo no. È normale, tranquillo. Qual è sandwich che diminuisce? Prendete sì. Questo. Oh, prendete mi ha fatto il dito questo. Mendio. Cosa? Il mendio? Dito mendio? No, Glenn dito, ha il VIP perché ogni giorno è il suo compleanno. No. Ma che cosa è successo nel suo disegno? Questa è Cichibe. No? Ragazzi, ma cosa mi fate scrivere? Io non lo so. Io voglio sapere quello che ha disegnato delle finestre. No, comunque Glenn è teoricamente al sub perché è il donatore, è il top donatore di abbonamenti nel canale in automatico, quindi hai cioè almeno ho scelto io così. Sono sempre io mutato. Ma che bravo. No, mezz'ora che lo dico. Allora ma perché ci vediamo tre quarti di
i tuoi dialoghi così. Chiedo scusa. Che cos'è questo? No, ma che faccio io? Ma sono un imbecille deficiente sapido. Ehi, non ti offenda, no, scusami, non ti preoccupare. Ah, hai ragione, okay. Può succedere effettivamente. Io mi stufo. Come lo disegno questo apparato ora? Aia, sta disegnando una cosa del corpo umano. Sicuramente il bene. Perché? Aia. Presto, nascondete scoperto, i bambini. Scoperto. No. Non lo capirete mai, amici. Ma non è che il resto che mi hai fatto disegnare oggi. Lo capivo. Tutto... No, vabbè, alcune cose. Non mi ricordo cosa dovevo disegnare. Ah, sì. Io sono distratto. Ho scritto sopra, batte. Meno male. Forse lo... No, non credo. Anche perché se no, ragazzi, non c'è modo che si capisca questa cosa. Ma vai. Zero. Comunque è vero, prima stavo litigando con la chat. Come vi permettete? Emi, voglio la chat. Cosa succede? Cosa succede? Guarda te, tutti ridono. Beh, la felicità è importante, Moro, il giorno no, d'oggi. Non sono d'accordo. Ci perché? Io adesso mi do all'ippica, ragazzi, vi avviso. Non credo ne risentirà nessuno del mondo allora... del disegno di questa cosa. Se sono stato l'unico a difenderti, allora, Jimmy... qui lava. È vero, hai ragione. Cosa Jimmy, o sta disegnando solo piselli o non so perché si sta divertendo così tanto. È troppo divertito, Jimmy, non è possibile. Sicuramente sta disegnando qualcosa di scurrile o volgare. Dai, ragazzi, no. Chiudo la linea. La chiudo. La chiudo? No, no, no. La chiudo? Vabbè, oh. Chiudo. Microphone muted. Ho un hype per questo round. Dormendo, cioè. Chiudo la linea? Io ho un hype per la linea. Sta zitta? Io voglio vedere questa cazzo di linea chiudersi. Non lo so, dipende da chi c'è dall'altra parte, Roby. Quanto se la sta ridendo? Ma cosa cazzo avrà disegnato? Un cesto di baby. Non ci posso credere che sta ridendo come un deficiente. Oddio. Che schifo. No, allora se questo era il disegno di Jimmy, io lo denuncio, ragazzi. Io non lo so se Jimmy... Cioè, che è questo, non lo so se la Roby... Ciccio è morto. Che schifo. Ehi, ma tutto si offese. Scusa. Io ho scritto, poi fate quel che volete voi. Questo è l'ultimo round, vero? Sì. Ok. Ma non so che cazzo sia. E come faccio io a... Credo... La Madonna, Dio. La pandemia. Oh, è vero. È vero. Abbracino la chat allora. Cosa? Ma. Lino a tratti è diventato Laurenti. No, io questo non lo modifico. Lo dovete tenere così. Ve lo dovete tenere. No, raga, non potevi ridervi. Oh no. Gatto, sei mutato? No, forse. No, okay. Sono molto triste. No, sì, ci odi. Si è arrabbiato. Ogni tanto controllo. Sto lavorando qua. Come stai lavorando? Sto facendo il disegno. E vai. Che palle, gatto. Io ecco. E chi fattura mentre fai il disegno, scusami. Ma infatti adesso chiudo, vi mando un po' a cacare e mi metto a fare solo il mio lavoro. Però. Confermo, portanto. Anche io dopo questa, purtroppo, devo andare. E tu sei anche in ritardo, sono dispiaciuto lì. Oh no, di cosa? Mi sento in colpa. Ti in generale ragazzi, nella vita. Sì. Una pera che compra delle mele. Una pera che compra mele. No, c'hai dato l'ora fino alle 6:30. Sono le 6:30. No, io no, allora, io ho detto a oltranza. Chi voleva poteva restare, non ho mai detto che le sei chiudevo se mezza. Allora, però potevate andare via. Ciao. Quando volevate. Ma non è una maratona a 72 ore oggi? Ciao. Ciao. Non vedo l'ora di vedere il ritiro. Ma non è una maratona a 72 ore oggi? Non vedo l'ora di andarmene, pensavo.
Io ricordavo fosse una maratona infinita oggi. Anche no? A me aveva detto ti invito alla mia 24 ore. Vero, no, sì, sì, sì. Tra Lino e Marco sì. Perché devono piacersi. Fare, ah, è vero, Lino. Poi andiamo a fare. Andiamo a chiuderci in una stanza. Vabbè, in silenzio ci guardiamo negli occhi per tutto il sì, tempo. Sì, sì. Bellissimo. Una bella paperina. Che buona, sì. Cosa? Io non so più cosa fare in questa vita ormai. Come? Aspetta, dovresti stare zitto, ma forse. Che ne pensi? Marco, perché non ho fatto l'artistico? Ma paura. Mi domando, perché non ho fatto l'artistico io? Non lo so. Io voglio picchiare le mani. Di che? Quel gruppo Dighi! Musicale. Le mani. Zucchero? Si chiamano così. Sì, sì. Oh, ok, oh, sì, sono curioso. Oh, allora, no, adesso paura. Pure lui era piccolino, boh. Sì. Morino, amico, ti chiama Moro. Vai, Robby. Allora, io, per favore, volevo che mi facesse vedere delle Nanoliths bellissime. Ah, gli ha mai arrivato nulla del genere. Bellissime. Io ci ho provato. Nanoliths. Oddio. Bella aquilone, Marco. Ma no, ci ho fatto la presa, scusa, il muro, la tastiera. Ma l'Erica, allora, è il traditore, l'Erica. Marco, te lo dico, quello è più aquilone rispetto a quello che ho disegnato io. Bellissimo, che collo. No, è tutto il corpo. Io chiedo scusa a tutti. Io non ho capito. Sì, ma scusa, io ho fatto. Scusate, ho fatto il muro con la presa della corrente. Ma mancava il mancava il pavimento. Ma la mia firma, questo è bellissimo. Ma io denuncio. Chiedo scusa a tutti. Quindi Esprit, secondo te perché ho scritto Cichibe lì sotto? Ma l'altra volta per curiosità, dimmi un po'. Secondo te l'altra volta continuava a filmare Cichibe a caso in realtà live. Quindi pensavo fosse andata. Ma l'altra volta io c'ero l'altra volta? Eh? Ma mi sto imbegnando proprio. Ero presente io l'altra volta. Ma che ne so di te, gatto, quello che ho disegno? E che ne so io di che cosa? No, no, questa cosa è Esprit è falsa. Nessuno. E tu ci no, nessuno usava firme di Cichibe in volo. No, no, non è vero. Delle labbra? No, no, no. No, no, questa è la piuma di Marco di prima, quella vero? Gigante. Guarda. Capivo delle labbra. Ma buonasera, che cade da un tetto. Ok, ok. Ok, curioso. Ho voluto scrivere in fretta perché oh, che carino. Meno male che hai fatto il disegno della roba. È bello quel sole. Ma Babbo Natale di giorno, tutti. Non possiamo fare un errore, ma effettivamente. Vabbè. Vabbè, si sta suicidando, non sta portando i regali. È perché sì, esatto. Non è un vampiro. Allora, dopo aver finito il lavoro di notte si butta. Bellissimo. Con le braccia indietro. Guarda che ha disegnato le finestre e poi si è accorto che era una cazzata. Te l'ho detto che ero io. È bellissimo. E ora Babbo Natale che cadere un grattacielo. Oh, ci siamo. Abbiamo cambiato sempre le cose. Tetto, palazzo, grattacielo. Giusto. Perché con la Bibbia è caduto? Come? No, sono un sacco con i regali. C'è una croce. Un libro sacro. Io non so. Sembrava in effetti il papà che spara. Vabbè, è cosa è arrivato papà quello, comunque, però. C'è un cappello fatto. Cannone Ok, è yeah! Papa, ma perché è felicissimo sembra il papa, è vero. Lerica, ma perché ti droghi lei? No, è che sta guardando mamma, sta guardando dove va. Ma poi aspettate, no ragazzi, no aspetta, possiamo tornare indietro? Alla fine di questo sì. Ok, perché c'era la barba quella era base jumping. No, perché c'aveva il naso e gli occhi scambiati. No, Jimmy, non erano scambiati perché il sotto non era il cappello, era la barba bianca. Quindi non erano scambiati, era giusto in realtà. E il corpo? E dopo è un po' strano, ecco. Bottiglia d'acqua felice che sputa. Allora, ho fatto molta fatica a farlo. Dai, bellissima! È molto carino, però non si sputa uno sputo. Col sorriso comunque. Esatto. E come faceva a far sputo? Come col mocciolo. Sputa senza sorriso? Volendo. Sì. Io non sputo. Perché il moccio poi? Io non ho mai sputato. Bellissimo. Il moccio, sembra una bottiglia di vino. Ubriaca. Questa frase non la dire mai più, per favore. In generale. Non dai, è carina. Pozione del moccio. Una pozione. Che schifo. Un boccio. Cosa? Mi pare che sia un boccio a te, mi sa, perché non è un boccio che butta la bocca. Ma sembrava uno riempire una bolla di moccio. È giusto. Scusa, sì. Beh, come cosa è giusta, cioè. Io l'ho fatto perfetto, ragazzi. Vediamo, dai. No, noi vediamo, ti giuro.
Ma che lungo, col muco riempie la sua piccola ampolla che va a riempire la contemporaneamente. Scusa, sì, c'è certo, una trasfusione. Sono i vasi comunicanti. Da un'immagine carina come la bottiglia sorridente a questo. Vai, allora, volevamo rivedere il naso. Guarda, al contrario, c'ha gli occhi e il naso. Questo è un papa comunque, è perché è la barba veramente... bisogna farla sotto, bisogna fare la barba, non è cappello. Io non ho capito questa situazione. Ma perché sta guardando in su? Io comunque non voglio accettare questi palazzi con i locali tutti più grandi, più piccoli. Non facciamo domande, basta. L'architetto hanno assunto Picasso. Ah, è Moro, cosa è scritto te? Sentiamo. Guardate, album allora... di Moro come è scritto sopra, è tutto piccolino. Pasta al sugo. Al sugo. Che me è arrivata la roba. Era la roba cavolo. Che cos'è il sugo? Allora, a me sembrava un... non sembrava un piatto, mi sembrava un pezzo di cemento. C'era anche effettivamente sembra che sta cucinando nel tè. Nel sembra terra. Una ruota. E infatti, una buca dell'asfalto. Questa ruota di sugo. Sembrava... Oh no, scusatemi, ma sta scritto... Io ho letto bellissimo pacchetto. Pacchetto le... Oh no. Però guarda come sono stato bravo. Ho disegnato anche Saidonia. Ho disegnato anche Saidonia. Dov'è Saidonia? Ostia Marco. sempre nelle mie doti. Non è che lo posso disegnare. Ah, perché al posto di spaghetti spacchettamento. Quello ho letto, scusatemi. Ho capito. Bruciare, vabbè, effettivamente sì. Sembrano tutto fazzoletti tempo visto del Pepsi. Bellissimo. Uguale Saidonia, sai preg. Allora, Gatto chiede la quaresima, Gatto. Ma lo sai che avevo letto non quaresima. È mai arrivata questa cosa. Mai. Ah, così si chiamava quaresima. Cosa? Hai fatto quaresima, amore, davvero? Ma... ma bravissimo. Ha fatto quaresima. Ragazzi, ma è... cioè... Vabbè, ma cioè, veramente sto giocando con della gente che non sa. Io ho scritto maglietta della Chicco. Come la dovrei disegnare la quaresima, scusa? Questo è un problema tuo, però. No, se tu mi sei un imbecille. Ma perché, scusami? Della Chicco. Ho capito. Guarda che bravo che sono stato. Ah, chi è che ha scritto quello? Quello che ha scritto? Disegnavi una processione. Una chiesa almeno, bastava quella. Ma certo, la chiesa la gente fa sbagliare. No, chiesa, però hai messo un calciatore. No, che quaresima, qual è? Bella. E quello era. Ma come? La maglietta di Enzo Salvio. Perché uno stronzo. Con Enzo Salvio. Lino beve direttamente dal nettare della droga, però. Non è possibile questa cosa. Ma perché maglietta Enzo Salvio? Perché ha Chicco, veramente? Sì. Ma come ha Chicco? Non posso arrivare. Ma è un generico romano, a Chicco. Sì, a Chicco. Ho pensato a Enzo Salvio. Ma potevi scrivere Chicco? No, ragazzi, io alla fine non c'è. Ancora nel titolo perché l'avevo fatto all'inizio. Però, non c'è perché non c'ha più la connessione. Il gatto gli ha mangiato i capi. Tipo. Il gatto domani posso fare io con te? Posso con te? Posso io? No, beh, al posto mio se vuoi. Come? Allora, non aspettavo. Una pera che carino! Bellissimo. Okay. Ma gatto, tu comunque stai usando. Come immaginavo. Bravo, gatto. Fenomeno, Stai usando la penna, vero, gatto? Sì, sì, sì. Ah, ok. Ecco, il mouse non sarei mai in grado. Pera che compra mele. Sì, esatto. Quello che era anche a me. Esatto. Ma che color pera? È proprio una pera. Sono le pere di merda. Quanto specifico va? Sono stato dettagliato. C'è il vermetto pure. Nel carrello delle mele. Cioè, non è che ho scritto al il carrello delle mele. Il carrello delle mele. È spaccato. Sempre ste virgole ogni volta ci frega. Il carrello come delle uomo mele. Cazzuola. Vabbè, è arrivato comunque, direi. Sì, sì, sì. Bravi, comunque bravi. Tutte pere di colore differente. È vero. Giallo, verde, ocrino, giallo. Verdissimo. E poi ci giri che dà dei soldi. E beh. Sì, i soldi. La pera compra le due mele. Donato, chiaro. Ho messo anche la faccina. Oh, questo è perfetto, però. Un uomo cazzuolo, un cubo marrone. È stato che la cazzuola è perfetta comunque quest'anno. Uno dei più bei disegni. Un uomo cazzuola. Esprit AFK. Cosa? Allora ci avevo preso, quello come? Che ho scritto. Io preso. Eccolo qua, guarda. Oddio. Veramente aspetta, Merlin. Aspetta. Oh, questo so cosa è diventato. Guardami. Oh, visto? Come? Gatto, cioè, vuoi sapere il twist? Tu hai scritto Esprit è svenuto in bagno. Esprit ha disegnato se stesso in bagno? Sì. E però poi sai e cosa io ho scritto Gatto steso in bagno precesso il bidet. E io poi... Effettivamente Esprit, tu non hai i capelli del colore mio.
hanno sfumato. Sei più scuro. Sì, vabbè, però non c'è il marrone più scuro. Non c'è il marrone più scuro, poi. Lo puoi selezionare. Allora, mi è arrivato sta cacca. Allora, io cosa dovevo fare? Scusate. Ma sono in piedi qua. Quello lì è gatto. Mi ero dimenticato. È miau. Ma perché hai i capelli rosa? In piedi, è una cosa che effettivamente farei. Però sta dormendo, ho capito? Sì, gatto. Sì, sono proprio io con quei capelli punk. Oh, ma con la maglia del gatto cyberpunk in bagno. Oh no, Catalessi, bellissimo! Con quanta cacca, mamma mia. Gatto ne fa tanta. Allora che mi sono confuso. Ultimo album, ragazzi. Ma grazie mille per non sapete Jack, bentornato nella flotta spaziale per il 12esimo. Che poi ne parli con Jack, ma è giusto da dire. Di solito quando facciamo un nuovo con gli viene fuori. Grazie mille, ma è vero. Venditore di fogli bianchi e blu. Posso capirlo stavolta. Sì, non. Allora, io non ho i fogli. Sì, all'inizio c'era vendita. Ho capito cosa mi è arrivato. Eh sì, l'agenzia immobiliare. Poi io non so. Le figurine mi sembrano. Che ne so, io sono fogli. Io vi racconto la storia che c'è dietro il mio disegno dopo. Io vi racconto Moro che fa. Bravo, cacciatore di Però io ho capito, soldi per le figurine, ecco. Che fanno soldi. Allora, io al posto di figurine ho pensato alle carte e ho detto disegno Charizard. Ok, bellissimo! È bellissimo! Ma è Dragonite, non vedete? È palesemente Dragonite. Ma come Dragonite? Non ha la panza, non è né uno né l'altro. È perché se vedi la base è Charizard, solo che è l'arancione di Dragonite. Allora alla fine gli ho messo la pancina gialla. Dovevi farli con la Charizard ha la pancia gialla? Cioè, Dragonite ha delle antennine curve. È solo che Dragonite ha tipo la pancia a righette, cioè ci stanno tipo delle linee, no? Ma poi Dragonite sicuramente è disegnato da qualcuno più bravo. Dragonite ha le antenne. A differenza di Charizard che invece l'ha disegnato uno. Comunque è attaccato. Qui Madonna, ma c'è bisogno. Bello. Questa è figurina della prossima generazione. No, adesso si picchia. Ma dai. Ragazzi, con il disegno di Esprit con Kiko, io ringrazio chi deve andare via, che lo salutiamo. Io. Pure io vado. Tutti, mi sa. Allora, chi rimane? Ne faccio un'altra, io, Robby, dai. Vai, Marco, vai. Yes. È stato un piacere, o forse no. Questo lo scoprirete nel prossimo episodio. Bene. Grazie proseguimento. Mille, sta andando, che sono Gatto, Moro e Jimmy e Furio, sono Umido. Lino. Li trovate su Instagram, Twitter, ovviamente Twitch. Sono stati... Ma sì, che li conoscete. Tranne Gatto che mi sono trovato in ospedale. Mutato. Madonna. Grazie mille di aver partecipato, è stato bellissimo. Grazie del vostro tempo. È stato un piacere. Ciao, ragazzi. Ciao. Salve De Chieiro. Io ragazzi, quindi per questa golosa serata, anche quest'oggi, vi saluto, che comunque abbiamo fatto il nostro. E vi raido Chikibe, partecipate / ride Chikibe, partecipate a ride, ci vediamo domani che cosa si fa? Domani si monta il Lego di SpongeBob. E stasera dalle 22 mi trovate, se volete, al pub dell'amico di Dario Mocce. Non lo streammo, però mi trovate lì, sarò penso dalle 22 a mezzanotte circa. E vi ricordo che è uscito il video reaction a Falcon e Winter Soldier su YouTube. Tra un po' vi uscirà anche la reaction completa. E basta. Ci vediamo domani, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush.